giorno, nell'attesa che arrivi l'assessore Marcolini, io direi di iniziare perché già siamo un pochettino in ritardo. E intanto quindi ringrazio tutti i sindaci presenti, il presidente dell'Inteparco, vedo il presidente della Compagnia del Montefeltro e tutti coloro quindi che hanno partecipato a questa. Saluto l'assessore Mezzolani e gli altri, diciamo così, dirigenti della regione presente. E direi in pratica di poi saluto, diciamo così, in primis anche il sindaco di Pian di Meleto che ha concesso questa splendida cornice del Palazzo dei Conti Oliva per questo convegno, e inviterei subito il sindaco a fare il suo intervento. A seguire abbiamo invertito un attimo l'ordine, introdurrà Gianluca Carabs e poi ci saranno i saluti dell'assessore Marcolini che mi hanno detto che sta arrivando, per cui il sindaco Stefano Benedetti. Grazie, buongiorno a tutti, mi limiterò a darvi il benvenuto a nome mio personale di tutta l'amministrazione del Comune di Pian di Meleto. Che dire, siamo orgogliosi di avere la regione con tanti rappresentanti qui a Pian di Meleto. Il nostro territorio è un piccolo territorio, ma fa parte della regione Marche ed è importante. Quest'oggi ci viene data l'opportunità di avere la regione qua, quindi meglio di così non si può. Ringrazio tutti i partecipanti e in particolare Carabs, che è l'amministratore unico dell'Assam, e attendiamo anche gli assessori regionali, e ringrazio tutti i presenti. Non mi limiterò veramente a dare un buongiorno e buon ascolto. Grazie sindaco, e adesso la parola a Gianluca Carabs, che è amministratore unico dell'Assam, e l'Assam è l'ente che ha organizzato, promosso questo convegno. Bene, buongiorno a tutti, innanzitutto voglio ringraziare il comune di Pian di Meleto nella persona del sindaco per aver creduto in questa iniziativa, per aver patrocinato questa iniziativa e averci ospitato in questa location unica, rara e molto bella. Perché location ideale questa? È una location ideale perché quando parliamo di giacimenti naturali, quando parliamo di valorizzazione di questi grandi giacimenti naturali che devono essere alla base del nuovo modello di sviluppo delle Marche, parliamo di paesaggio, parliamo di ambiente, parliamo di beni culturali, parliamo di agroalimentare di qualità e parliamo appunto di questo che ci circonda. Allora questa è una location appropriata che quando mi è stata proposta ho subito con entusiasmo accettato questa ospitalità. Le mie alcune considerazioni, perché ci troviamo qui questa mattina, perché abbiamo deciso di fare questo convegno sulla certificazione, sulla tracciabilità, sul QM, e quindi, come dice il titolo, strumento di valorizzazione di un prodotto che esalta il territorio. Allora, come tutti sapete, le Marche hanno da 7 anni stanno attraversando un periodo di crisi strutturale, un periodo di crisi che investe soprattutto il modello economico tradizionale che coinvolge appunto tutto il sistema produttivo. La globalizzazione dei mercati ha generato, c'è una globalizzazione dei mercati ma non c'è una globalizzazione dei diritti, che ha portato a un vantaggio competitivo delle aziende rispetto a investire col proprio ciclo produttivo all'interno di contesti dove vi sono meno regole dal punto di vista ambientale, dal punto di vista giuslavoristico, dal punto di vista diciamo sociale. Quindi abbiamo avuto la tendenza delle aziende che chiaramente o hanno chiuso o sono andate all'estero perché non sono più competitive, e quindi hanno prodotto quell'effetto che gli economisti chiamano oggi dumping, cioè si va all'estero a produrre perché costa meno e perché ci sono meno regole. Questo non può essere accettato dal nostro modello economico, perché il modello alla Giorgio Fua, il cosiddetto modello marchigiano, era completamente diverso. Quindi con queste regole
ha perso praticamente il suo virtuosismo economico. Quindi, perché oggi, che cosa c'entra il QM con questo discorso? Perché il QM praticamente, nel momento in cui noi vogliamo puntare sulla identità territoriale come elemento distintivo che ci distingue non solo in un mercato sempre più competitivo ed esigente, ma anche dal punto di vista etico, ci dà la possibilità di dare le giuste informazioni ai consumatori sulle origini, sulle trasformazioni, sulla qualità del prodotto che andiamo a collocare in un mercato. Quindi la certificazione volontaria nasce dalla necessità praticamente dell'azienda di valorizzare un proprio prodotto in modo da garantire al consumatore la qualità, la sicurezza, l'affidabilità e quindi posizionarsi sul mercato. Ecco perché ringrazio Coppa Adriatica, che è qui al nostro fianco, che voglio ricordare, che molte volte lo dimentichiamo. Coop è una cooperativa di consumo, quindi non è una cooperativa di produzione. Quindi parlare con loro di questi temi mi affascina molto, perché finché noi ragioniamo soltanto sull'indirizzo politico che dà la regione, ringrazio anche la regione per la presenza, l'assessore Mezzolani che è qui in prima fila, l'assessore alla sanità, sta arrivando l'assessore al bilancio. Ragionare solo fra di noi può sembrare retorico, però avere oggi appunto Coppa Adriatica qui al nostro fianco ci fa ragionare in maniera concreta se la certificazione e la tracciabilità sono un valore aggiunto per chi la pone in essere e se le marche hanno raccolto un sentiero proficuo nel valorizzare un marchio che chiaramente propone la qualità come punto di riferimento dei consumatori. Dal mio osservatorio devo dire che l'esempio più eclatante è quello del biologico. Vedo qui Germana, che oltre ad essere il direttore di Terrabio è anche una cara amica, che ci ha creduto dagli albori su questo tema. Nasce nelle Marche, ma proprio nella provincia di Pesaro Urbino, il distretto del biologico, le prime con Terrabio, ma con Gino Girolomoni, con Arcenero, abbiamo grandi esperienze. Dal 2005 ad oggi il biologico è cresciuto del 220% come fatturato. Gli ultimi dati che ho a disposizione sono i primi 5 mesi del 2014, abbiamo un più 17% nella grande distribuzione biologica, in un momento di crisi economica. Quindi questo che cosa ci fa capire? Che comunque le persone, i consumatori, anche in un momento di crisi, non mettono da parte la qualità, ma cercano di avere la qualità e cercano praticamente di crearsi un prodotto che sia eccellente. Tenete conto che passiamo dal biologico, da un prodotto di nicchia a un prodotto più generalista in questo senso. Ma un altro dato che mi ha colpito molto è quello che sono presenti 4 milioni di italiani che sono coinvolti direttamente in coltivazione di un orto o di un terreno per passione. Questi sono dati in un nomismo agroalimentare. E alla domanda perché un cittadino coltiva un orto, le risposte sono due. Uno lo fa per avere prodotti più genuini, sani e che sono sotto controllo, e l'altro perché per combattere lo stress della vita quotidiana. Quindi il saper vivere si collega sempre alla qualità del cibo, e perché siccome noi siamo quello che mangiamo, vuol dire che i cittadini, finalmente i consumatori, lo percepiscono. E quindi avere una certificazione che dà attraverso la tracciabilità, noi abbiamo un sistema cosiddetto SITRA, vedo Fausto Ricci, ringrazio per la presenza di sabato mattina qui a Pian di Mereto, in un territorio comunque distante da Ancona, però la scommessa della politica regionale è proprio questa, essere qui in periferia, cioè portare la regione nell'entroterra per creare finalmente quel riequilibrio territoriale che andiamo dicendo da tanto tempo. Quindi che cosa fa
l'ASAM. L'ASAM non è altro che l'autorità pubblica di controllo. Voglio ricordare, noi siamo uno dei pochi enti pubblici che certifica la qualità del prodotto e che quindi come ente super partes riesce ad essere autorevole, credibile nei confronti dei consumatori. E col sistema SITRA, vi dicevo, riusciamo praticamente a tracciare il prodotto e creiamo quel percorso che va dal campo alla tavola e quindi riusciamo a garantire ai cittadini, appunto ai consumatori, la provenienza, la trasformazione e diciamo attraverso questo sistema può raccontare e narrare anche il territorio, quindi riesce a mettere insieme quel concetto, quel connubio che secondo me è imprescindibile dell'identità territoriale collegata a un prodotto, che da prima può diventare tra virgolette un vantaggio competitivo per il prodotto, ma dopo diventa un vantaggio competitivo per questo territorio. E quindi quando si parla di Barolo, quando si parla di Chianti, quando si parla di vini che chiaramente rappresentano un territorio, li ricolleghiamo subito alla regione che li esprime. Un dato importante lo racconto sempre, non so quanti di voi, e inviterei ad alzare la mano, sanno che il vino bianco delle Marche, il Verdicchio, è il vino più premiato in Italia e in Europa. Cioè questo è un dato, non so quanti di voi, farei questo esempio da marchigiani, è che addirittura quest'anno il mercato estero ha superato praticamente il mercato italiano per l'acquisto praticamente di questo vino. Allora da tempo diciamo che se tutti i marchigiani bevessero il vino marchigiano non basterebbe per tutti. Oggi però abbiamo praticamente l'effetto inverso, riusciamo a collocare un prodotto di grande qualità sul territorio che ci racconta questo territorio e quindi diventa volano di grande qualità. Attraverso questo strumento la Regione ha voluto dare la possibilità quindi agli agricoltori, ai produttori di avere un cosiddetto segno distintivo forte che dà la possibilità di collocarsi sul mercato e dall'altra parte di dare ai consumatori tutte le informazioni necessarie. Noi ci abbiamo creduto, vorremmo che, vedo qui in prima fila Risiero, per quanto riguarda il consorzio I legumi del Montefeltro, vorremmo che ci credeste anche voi e che attraverso questa certificazione la qualità dei legumi di San Sisto potessero raccontare anche la qualità di questo territorio e di questa gente, perché il territorio combinato con il know-how di questi agricoltori crea un prodotto eccellente che può raccontare non solo la qualità del prodotto ma la qualità di questo territorio. E questa mattina vorremmo dibattere appunto di questo. Grazie e do la parola alla nostra moderatrice, che chiaramente a questo punto, visto che l'assessore non è arrivato, andiamo avanti con il dibattito e poi faremo un dibattito. Allora, andiamo avanti quindi con Ferruccio Luciani, che è della Regione Marche ed è responsabile fin dall'inizio del marchio QM. Quindi lui ci parlerà dell'evoluzione ad oggi, delle prospettive del nuovo PSR e dello stesso marchio. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, brevemente vi illustrerò le caratteristiche del marchio QM, i motivi per cui è stato istituito e le evoluzioni in questi anni di esperienza che vanno dall'istituzione del marchio nell'anno 2003 fino a un'esperienza di commercializzazione che dura ormai da 7 anni e a una revisione sia delle procedure che anche degli obiettivi del marchio stesso alla luce dell'esperienza di circa 1000 aziende che hanno partecipato ormai attivamente al successo di questo marchio. Allora, il marchio ombrello QM nasce appunto come marchio per certificare le eccellenze della regione, ma allo stesso tempo anche
i prodotti di consumo quotidiano, quindi io lì vi ho messo da un lato una boutique del cibo, dell'agroalimentare, dall'altro il carrello della spesa della famiglia marchigiana, perché i primi prodotti che sono stati certificati sono proprio quelli di uso comune. Abbiamo iniziato dal latte, dal pane, dalla carne, l'ortofrutta, quindi non solo eccellenze come prodotti di nicchia, ma prodotti di buona qualità di uso quotidiano da parte delle famiglie marchigiane. Quindi il marchio può essere concesso o per prodotti che rispettano dei disciplinari regionali, oppure era nato anche per essere a posto su DOP e IGP, cosa che al momento non stiamo facendo perché ci sono delle resistenze da parte del Ministero delle Politiche Agricole, mentre invece viene utilizzato sulle produzioni biologiche e produzione integrata. Quindi comunque sono diversi standard di qualità che hanno in comune tutti il controllo, la certificazione da parte di organismi indipendenti, tra cui l'ASSAM è quello che certifica la maggior parte delle produzioni attualmente. Il marchio nasce sia per certificare prodotti che servizi legati al settore agroalimentare, come ad esempio la ristorazione o l'agriturismo. Gli elementi essenziali del marchio sono quindi la qualità: tutti i prodotti devono rispettare delle regole tecniche, dei disciplinari che sono approvati dalla Giunta della Regione Marche e sono verificati appunto da organismi indipendenti, a loro volta vigilati dalla Regione. La tracciabilità, che si spinge fino a dare un'informazione al consumatore molto dettagliata sull'origine della materia prima e sulle caratteristiche del processo produttivo. E quindi questi sono di fatto i tre elementi che si fondono in tutti i prodotti a marchio QM, quindi prodotti molto diversi tra loro, ma tutti con delle caratteristiche in comune. Ad esempio la qualità è data da un livello superiore o in termini di sanità del prodotto o di tutela dell'ambiente o di salute e benessere delle piante e degli animali. Quindi questi sono alcuni elementi che devono per forza essere presenti in tutti i disciplinari. Altri elementi possono essere inseriti come qualità aggiuntive, come ad esempio la tutela della biodiversità, la responsabilità sociale, la produzione integrata, che all'inizio era presente solo in alcuni disciplinari, che adesso invece stiamo man mano trasferendo come linea base per tutti i prodotti a marchio QM. Per arrivare a ottenere la licenza del marchio QM bisogna presentare una domanda alla Regione Marche, bisogna assoggettarsi al controllo di un organismo di certificazione, bisogna presentare una filiera, cioè la certificazione non riguarda solamente il prodotto finito ma riguarda tutta la filiera produttiva, quindi si inizia dal campo fino alla tavola. Si possono certificare sia prodotti per i quali esistono già dei disciplinari di produzione, oppure l'azienda può proporre delle schede tecniche o chiedere che vengano redatti dei nuovi disciplinari che vengono man mano poi valutati e certificati. Quindi il marchio nasce intanto come esigenza per gli operatori del settore, quindi è un modo per dare un valore aggiunto alle produzioni, per aumentare la riconoscibilità e la valorizzazione dei nostri prodotti. Allo stesso tempo è anche un modo per regolamentare l'accesso ai finanziamenti pubblici, in particolare quelli comunitari, i fondi europei. Quindi è un modo, perché attraverso le discipline di produzione non si va solamente a qualificare il prodotto, ma la regione può anche raggiungere altri obiettivi, cioè obiettivi di tutela del territorio, obiettivi di carattere sociale, riequilibrio nei rapporti di filiera. Quindi il marchio QM nel settore agroalimentare è diventato un po' il coacervo, cioè la sintesi di diversi obiettivi. Quindi per questo motivo lo riteniamo uno strumento molto valido per regolamentare l'accesso ai finanziamenti comunitari. Allo stesso tempo si è istituito il marchio pensando ai consumatori, consumatori marchigiani essenzialmente, quelli che possono trarre un maggior vantaggio da un prodotto del territorio, un prodotto a chilometro zero in alcune filiere. In altri casi ci può essere anche una materia prima che magari in determinate situazioni viene acquisita anche fuori regione, questo non è un marchio come una DOP o un IGP, però di questo viene data sempre evidenza al consumatore, sia attraverso l'etichetta sia attraverso il sito web.
web, quindi è un marchio che ha la sua forza anche nella trasparenza, in un rapporto di fiducia che si crea tra l'operatore, tra l'azienda, tra il consumatore, con la mediazione dell'ente pubblico. Quindi la Regione Marche, parlando in parole molto semplici, ci mette la faccia sui prodotti a marchio QM, perché da un lato ne disciplina la qualità all'inizio, perché i disciplinari vengono approvati dalla Regione, dall'altro garantisce, tutela tutto il sistema che è affidato alla certificazione mista di tipo pubblico-privato attraverso gli organismi che certificano, ad esempio quelli del biologico sono autorizzati anche per il marchio QM, l'ASSAM che ho detto prima, e con la vigilanza che viene effettuata, quindi c'è sempre l'ente pubblico che comunque garantisce la tenuta del sistema. Allora, i numeri del marchio QM, per far vedere un attimino l'evoluzione, ci sono alcuni numeri che sono in costante crescita, altri invece che risentono del fatto che alcuni soggetti sono entrati nel sistema per, diciamo, per acquisire il diritto ad avere finanziamenti comunitari, e poi già di fatto c'è una grossa filiera che è la filiera cerealicola che è uscita dal sistema, e quindi se andiamo a vedere il numero di aziende assolute c'è stato un calo in quest'anno, perché è uscita una filiera che non era interessata ad arrivare al consumatore finale. Diciamo che nel settore cerealicolo è stato fatto più un lavoro di aggregazione di filiera che un lavoro di valorizzazione del prodotto finale, però anche quello è un obiettivo che sicuramente è importante per l'economia regionale. Comunque, in termini di soggetti in possesso di licenza del marchio ne abbiamo 23 attualmente, quindi dal 2010 a oggi c'è stato un continuo incremento. Il soggetto titolare di licenza si porta dietro tutta la sua filiera, quindi abbiamo casi di soggetti che coincidono con la propria filiera, ad esempio un'azienda che ha un oliveto, il frantoio e fa l'imbottigliamento, un'azienda sola in quel caso garantisce tutta la filiera, quindi abbiamo una licenza, un'azienda. In alcuni casi, io ho portato l'esempio eclatante dei cereali dove c'erano 800 aziende aderenti a fronte di una licenza, ma abbiamo soggetti che comunque aggregano decine di produttori. Oltre a questi soggetti che sono già in possesso della licenza, quindi commercializzano i prodotti a marchio QM già da qualche anno, ne abbiamo anche altri in lista di attesa, che sono quelli in possesso di convenzione, che sono attualmente 12, cioè la convenzione è un passaggio intermedio che sancisce l'inizio del processo di certificazione vero e proprio, cioè la Regione fa una verifica preliminare che ci siano le condizioni per poter partire e da quel momento si avvia il processo di certificazione, quindi abbiamo 23 già con licenza e 12 che si stanno certificando. Invece i numeri che continuano a salire sono quelli dei prodotti certificati, che sono attualmente 74, considerando poi che prodotti tipo la pasta di semola, ad esempio, lo consideriamo un prodotto in termini di referenze, visto dal punto di vista commerciale, in realtà sono decine, perché se andiamo a vedere tutti i formati saremmo oltre i 100. Comunque, come tipologia di prodotto, diciamo, sono 74 attualmente, dalle 19 che avevamo, ad esempio, 5 anni fa. Quindi sono in continuo incremento. Qui graficamente vediamo come sono dislocati i prodotti sul territorio. Qui si fa riferimento più che altro ai soggetti titolari di licenza, quindi se andiamo a vedere alcune zone sono meno interessate al momento al marchio QM, soprattutto la provincia di Ancona e quella di Macerata sono quelle dove si registra un maggior interesse. C'è la filiera cerealicola, soprattutto nella fase sia di produzione primaria che di trasformazione di pane e pasta. L'ortofrutta, abbiamo il distretto che sono il pesarese di Montelabate, che sta andando molto bene, vi ho raffigurato la pesca che è il prodotto di punta, così come ce l'abbiamo anche nella Valdaso. Nel trasformato abbiamo qualcosina che sta partendo sia nell'Ascolano con il surgelato e ultimamente anche i prodotti di quarta gamma cominciano a prendere piede, quindi quello è un altro settore che sta andando molto bene. Abbiamo le carni bovine nella zona di Ancona, ma quella è la sede del soggetto che ha la licenza, ma in realtà le aziende ce le abbiamo in tutta la regione. Nell'entroterra abbiamo ultimamente una certificazione per la patata nell'Ascolano e anche per lenticchia, ceci e altri prodotti che ho visto che sono di interesse anche in questo territorio. Cioè, abbiamo attualmente un'azienda che li sta certificando nell'entroterra maceratese. E
quindi diciamo è un settore in continua crescita, anche l'olio d'oliva, il latte che citavo prima, il miele, quindi pian piano si sta riempiendo questo carrello della spesa, cioè è possibile avere un menù completamente di prodotti a marchio UM ormai. Qui ho fatto qualche esempio della comunicazione istituzionale, è molto importante la comunicazione perché un marchio bisogna avere la capacità di farlo conoscere poi, quindi c'è un lavoro che fa la regione direttamente come comunicazione, ma il grosso dell'attività poi è demandato alle filiere produttive attraverso i finanziamenti comunitari, quindi c'è un cofinanziamento all'attività di promozione, quindi è molto importante questa capacità poi di innescare un processo virtuoso di promozione. Emozione anche tra una filiera e l'altra, cioè la forza di questo marchio è anche la capacità di traino che alcune filiere hanno rispetto ad altre. Lo spot che è stato scelto per l'ultima campagna è una frase di Wendell Berry, uno scrittore e agricoltore americano: mangiare è un atto agricolo, per richiamare proprio la centralità dell'agricoltura nell'alimentazione. Cioè spesso si tende a dimenticare che c'è questa strettissima correlazione tra i due settori, quindi richiamare un po' alla coscienza anche sul fatto dell'importanza di mantenere un territorio integro, di utilizzare delle tecniche agronomiche rispettose dell'ambiente e della salute sia degli operatori che dei consumatori. Qui in sintesi ho riportato le tappe del marchio QM, qualcosa vi ho accennato all'inizio, siamo partiti nel 2003, nel 2008 sono iniziati i primi prodotti in commercio. Poi il marchio è stato presentato praticamente in tutte le sedi possibili, sia in Italia che all'estero, all'interno della macro regione Adriatico-Ionica, fino a Pechino, è stata una presentazione a Bruxelles. Siamo stati a Italy, abbiamo acquistato degli spazi presso Italy per 15 giorni, iniziativa che sarà sicuramente riproposta, c'è l'Expo in vista, quindi adesso stiamo organizzando per partecipare all'Expo, abbiamo 15 giorni che saranno gestiti interamente dalla Regione Marche tra fine maggio e primi di giugno, quindi tutta una serie di iniziative che fanno sì che il marchio QM sia un po' il fiore all'occhiello dell'agroalimentare marchigiano, perché non è solo una certificazione di prodotto ma è tutto un sistema di qualità che poi vi illustrerà dopo di me il collega Fausto Ricci dell'Assam, un sistema di qualità vista a 360 gradi. Per concludere, qualche spunto di riflessione anche per il dibattito che ci potrà essere alla fine, quali sono le criticità di questo marchio, cioè un marchio che cerca continuamente di migliorarsi, però abbiamo visto che ci sono state delle difficoltà, quindi una riguarda l'impossibilità al momento che stiamo cercando di risolvere con il Ministero di utilizzarlo anche per le DOP e le IGP, cosa che a Bruxelles l'avevano approvata inizialmente, però c'è questa resistenza da parte dell'amministrazione statale che teme una confusione tra marchi che possono certificare anche cose un pochino diverse l'uno dall'altra, quindi sulle DOP e le IGP ci stiamo astenendo, quindi attualmente non lo stiamo utilizzando, lo stesso nel settore vitivinicolo. Nel settore dell'olio abbiamo trovato una soluzione di mediazione perché anche lì erano stati individuati dei possibili conflitti tra la normativa comunitaria e il nostro marchio regionale. Dal punto di vista operativo, cioè quelle sono dal punto di vista normativo, cioè dei possibili conflitti col diritto nazionale, diritto comunitario. Dal punto di vista operativo c'è un problema che è quello che non tutto il prodotto potenzialmente certificabile poi trova uno sbocco sul mercato, perché è vero che c'è un grande interesse adesso da parte della grande distribuzione che non c'era magari qualche anno fa. Però è anche vero che rispetto al potenziale produttivo, un po' il problema che ci stava anche per il biologico e che per certi versi ancora c'è, cioè non tutto quello che è potenzialmente certificabile viene certificato come prodotto a marchio, cioè c'è il fenomeno del declassamento del prodotto poi. Non tutti i settori hanno risposto allo stesso modo, soprattutto nei settori trasformati, cioè il settore dei formaggi che non è partito, il settore del pesce, delle carni suine, pure ci sono stati periodi in cui è stata attivata la certificazione, poi ci siamo un pochino fermati, quindi sono alcuni settori che vanno un po' stimolati, chiaramente il periodo di questa crisi che dura da parecchi anni non aiuta sicuramente ad andare verso un prodotto che
viene percepito come un prodotto più ad alto costo, alla fine, perché comunque i costi di produzione aumentano, non è tanto la certificazione in sé, ma il fatto di dover rispettare dei decimali di qualità che inevitabilmente per l'azienda è onerosa anche in termini economici, quindi in questo periodo sicuramente questo non ha aiutato il decollo del marchio, per cui i numeri che abbiamo visto prima sono ancora più significativi perché si sono verificati in un periodo assolutamente in controtendenza con quello che sta avvenendo. C'è il discorso della gestione dei punti vendita, soprattutto per la gestione del prodotto sfuso, perché mentre per un prodotto che viene commercializzato, confezionato, non c'è bisogno che il punto vendita venga sottoposto a controllo, perché di fatto non svolge più nessuna manipolazione del prodotto. Per un prodotto che viene venduto allo stato sfuso, come può essere un ortofrutta ad esempio, è necessario che la garanzia al consumatore venga data anche attraverso il controllo dei punti vendita, quindi un grosso punto vendita magari ha una certa resistenza a entrare in un sistema di controlli solamente per pochi prodotti, quindi questo è un altro problema che ha un po' rallentato l'espansione del marchio. Quindi abbiamo trovato delle soluzioni ad hoc, prodotto per prodotto, per cercare di coniugare una sufficiente garanzia al consumatore con una forma di presentazione che fosse gestibile anche per le aziende. Poi c'è il discorso della conoscenza del marchio, cioè la promozione si fa, si cerca di farne sempre di più, ma è sempre insufficiente, cioè bisognerebbe avere a disposizione risorse infinite per poter competere sul mercato con marchi privati che investono tantissimo in promozione. Però è importante che la regione utilizzi tutti i sistemi che ha a sua disposizione, soprattutto puntando sulla sinergia tra le politiche commerciali dei singoli, che possono essere comunque incentivate quando si fa promozione di prodotti certificati, perché questo è consentito farlo all'interno anche del PSR, e lavorare anche facendo una sorta di cabina di regia, cioè coordinare anche le politiche promozionali, i momenti in cui si fanno magari le campagne promozionali nei punti vendita, cioè tutta una serie di azioni che stiamo cercando di portare avanti, coinvolgendo anche la distribuzione in questo. E quindi questi, come possibili sviluppi del marchio, c'è una ulteriore diversificazione della produzione certificata, quindi aumentare sempre più la gamma di prodotti. Nel PSR prossimo 2014-2020 sarà dato molto impulso sia ai prodotti di qualità sia ai prodotti che provengono da filiere interamente certificate, quindi l'aggregazione di filiera sempre di più vista come una condizione essenziale per poter accedere ai contributi. E poi c'è una semplificazione anche del sistema documentale del marchio che vi sarà illustrata dopo di me dal collega Fausto Ricci. Visivamente sono i disciplinari attualmente esistenti, sono 16 disciplinari più tutto il settore delle produzioni biologiche che può accedere al marchio, e quindi i riferimenti al sito internet www.qm.marchio.it, dove potete trovare tutte le informazioni per approfondire la conoscenza del marchio. Vi ringrazio. Grazie al dottor Ferruccio Luccioni, e adesso saluto l'assessore Marcolini al bilancio della Regione Marche e passiamo subito la parola per me. Buongiorno a tutti, ringrazio gli organizzatori per l'invito, saluto i sindaci di Pian di Mereto, di Urbino, i rappresentanti dei comuni di Apicchio, di Carpegna, quelli che riconosco, e tutti quelli che invece non riconosco e che saluto comunque. Sono grato di questo invito, anche se confesso che sono straziato da un tour in questi giorni piuttosto impegnativo, ma venire proprio questa domenica mattina in questo luogo meraviglioso a parlare di marchio e di territorio delle aree interne per me è un piacere. Vorrei però indirizzarvi un saluto non formale parlando di tre aspetti, nei limiti di pochi minuti, quelli consentiti solitamente a un saluto di indirizzo. La prima questione è che, come avete già detto nella relazione che ho potuto vedere adesso dell'amministratore dell'ASAM di Gianluca, la politica di qualificazione ambientale, a partire anche dall'attività del marchio QM,
ha fatto sì che tutti quanti, anche non gli ambientalisti della prima ora oppure i missionari della sostenibilità, hanno cominciato a comprendere come quelli che 10-15 anni fa venivano vissuti come vincoli allo sviluppo sono invece vantaggi competitivi. Quelli che venivano vissuti come una sorta di mordacchia che riducevano la capacità di intrapresa economica sono diventati elementi capaci, come dire, di imporre queste produzioni all'apertura dei mercati internazionali. Questo riguarda l'agroalimentare, riguarda l'ambiente, riguarda i prodotti rispettosi delle regole del risparmio energetico e tutte le cose che vi siete già detti. Il primo elemento che vorrei, di cui vorrei per cenni soltanto parlarvi, è che c'è bisogno di formalizzare, di varare un piano delle aree interne, un piano di rilancio delle aree interne, come addirittura i padri costituenti della regione nel 74 prevedevano. Un quinto di tutte le risorse, dicevano i padri costituenti, dovrebbe essere riservato al riequilibrio delle aree interne, perché nel 74 si temeva lo spopolamento delle aree interne che avevano già avuto 200.000 marchigiani che erano scesi dalla montagna alla collina verso il fondovalle e poi verso la costa. Dal 74 abbiamo avuto ulteriori 150.000 migranti e io penso che ci sia bisogno di questo piano di riequilibrio delle aree interne per tre motivi. Il primo è quello dell'assetto idrogeologico. Nei giorni passati sono venuto ripetutamente nell'entroterra pesarese, dopo due giorni di pioggia, non dopo 40 giorni biblici, prima che Noè mettesse in acqua l'arca, e i risultati di questi due giorni di piogge sono stati veramente drammatici. A valle le città rivierasche si sono allagate, i fondovalli sono imbibiti d'acqua con grande pregiudizio di tutte le colture e i picchi delle colline e delle montagne sono dilavati con ampie zone calancate e come dire escluse da possibili coltivazioni. Proprio quelle zone che 80 anni fa, 100 anni fa, ancora ospitavano coltivazioni in linea. Gli storici di economia agraria parlano della quota 1000 per il grano, a bassi rendimenti, ma era tale la fame che si coltivava anche l'ultimo fazzoletto di terreno a 1000 metri d'altezza. Quindi il primo degli elementi è quello della solidarietà che la costa, il fondovalle deve stabilire con l'alta collina e la montagna da un punto di vista funzionale. Io ho presentato i lineamenti di questo piano a Pesaro e non all'interno come sarebbe più facile fare adesso, perché dalla solidarietà e dalla comprensione di una mutua reciproca convenienza che nasce l'idea di ridestinare importanti risorse per mettere in sicurezza il territorio. Ma questo è soltanto il primo di tre elementi. Il secondo elemento è quello che queste zone, il luogo che ci ospita ce lo fa dire più facilmente, sono anche luogo, sedimento di storie, arte, architettura e paesaggio assolutamente originali, inediti, preziosi sul piano della storia dell'uomo e possono diventare attrattivi da un triplice ordine di motivi, quello turistico, quello residenziale e quello anche delle attività compatibili. Quindi un piano delle aree interne che diventa non soltanto un problema, ma una risposta alla crisi che anche la Regione Marche sta subendo da 7 anni con ferite socialmente e economicamente piuttosto serie. Il terzo elemento riguarda il traguardo, cioè guardare attraverso le opportunità più importanti che noi abbiamo al momento, quelle delle risorse comunitarie, dei tre fondi strutturali che sono in corso di approvazione, è tornato già l'FSE, il FESR, sta per tornare appunto anche il PSR, che destineranno 1.200 milioni nei prossimi 6 anni alla regione. Più della metà fanno riferimento al PSR, noi abbiamo quotato 160 milioni destinabili alle aree interne. Qui si apre
una duplice sfida: da un lato riguardare le politiche comunitarie e in modo particolare quella agraria, dopo tanti singhiozzi, dopo tanti annunci e smentite, finalmente la politica comunitaria si è resa conto che il segreto di una politica di mantenimento, di difesa del territorio intelligente è quella di mantenere l'uomo. Si sono scelte diversi meccanismi di incentivo, addirittura scegliendo le colture da potenziare o da depotenziare, addirittura scegliendo di premiare il riposo del terreno, il set aside. Ma l'ultima, quella attuale, io penso quella che era la primigenia, la più importante, era quella di premiare la presenza dell'uomo a qualunque titolo presenti sul territorio, per attività agroturistiche, per il buon ritiro di anziani che vogliono passare gli ultimi felici, consapevoli anni in maniera utile, respirando aria buona e avendo, come dire, buoni servizi, per le attività compatibili dell'artigianato artistico e tradizionale, per le attività manifatturiere caratterizzate da iniezione di conoscenza. Mantenere l'uomo sul territorio significa, come dire, utilizzare queste straordinarie opportunità e garantire un'ipotesi di sviluppo. Terzo elemento, e concludo, è quello che per cogliere le opportunità delle politiche comunitarie serve una capacità progettante e di gestione inedita rispetto al passato, e per far questo occorre attivare un partenariato che qui stamattina vedo ampiamente rappresentato. I comuni, gli amministratori eroici, difensori dei presidi civili che difendono i tre servizi fondamentali, trasporto, istruzione, sanità, differenziando le attività ospedaliere dai servizi integrati sul territorio, dall'assistenza domiciliare e da quella familiare. Secondo, un ruolo di sussidio. Abbiamo fatto diversi incontri le scorse settimane anche con l'università, con gli organismi accademici, perché l'università possa fornire le competenze tecniche progettanti per quella che scherzosamente spesso abbiamo chiamato la cattedra di bandologia per l'accesso alle risorse europee, che sappia decifrare il latinorum richiesto dalla modulistica comunitaria, stia accanto ai comuni, agli operatori economici, a quelli che vedo qui stamattina e anche a quelli che non ci stanno, sul versante agricolo, artigianale, turistico, alberghiero, manifatturiero. Infine, la valorizzazione di quell'esperienza straordinaria, all'inizio addirittura considerata come una sorta di attività superstite destinata al rapido superamento dell'attività avviata con i GAL, dei programmi leader, con i PAL e con gli ITI. Lì c'è un intreccio tra progettisti capaci, amministratori resistenti e resilienti sul territorio, capaci di realizzare nuovi progetti e fare da moltiplicatore di un partenariato fortemente ancorato sul territorio e destinato a realizzare concreti progetti. Il programma di finanziamento dei GAL nei prossimi 6 anni ha avuto un raddoppio di finanziamento: dai 28 milioni della programmazione precedente si passa a 60 milioni della programmazione attuale, ma non basta, quello è semplicemente una leva per contagiare, si dice in termini, diciamo, di informatica e di rete, deve come dire, contagiare viralmente di buone pratiche il territorio per catturare le risorse riservate alla Regione Marche e non solo quelle riservate, anche quelle a sportello. Parlo delle ingenti risorse di Europa Creativa, il traino ambientale si affianca a quello culturale, o addirittura ai 70 miliardi del progetto Horizon 2020 che è a sportello, e lì vincono i più bravi, non c'è riserva. E per vincere bisogna presentare progetti ambiziosi e capaci di tradursi concretamente su questo territorio. È bene, come dire, ricordare le esperienze anticipatrici di Sogesta a Urbino, addirittura 40 anni fa,
grande intelligenza in luoghi armoniosamente organizzati per vivere e per lavorare. Questa ricetta è già adesso, come dire, attrattiva, già adesso, come dire, facciamo male usare il termine toscanizzazione, marchigianizzazione dovremmo dire, utilizzo delle grandissime risorse, delle doti, delle aree interne per un nuovo sviluppo compatibile e intelligente. Quindi, lo dicevo all'inizio, questo piano di sviluppo delle aree interne cerca di stabilire un'alleanza che non dipenda soltanto dalle teste votanti, che nelle aree interne sono molte di meno delle aree di fondo valle o addirittura della costa, ma che punti sull'intelligenza e sulla funzionalità delle proposte per un progetto integrato che dia nuove possibilità di sviluppo alla nostra regione in termini compatibili e intelligenti. Grazie all'assessore Marcolini. Riprendiamo quindi il discorso del convegno e quindi io darei la parola adesso al dottor Fausto Ricci, che è responsabile operativo dell'ASAM, e quindi ASAM e QM sono un binomio importante per la qualità agroalimentare delle Marche. Buongiorno a tutti, allora, faccio seguito poi all'intervento del collega e anche all'introduzione che ha fatto l'amministratore unico Gianluca Carras per un po' porre l'accento su quella che è l'attività dell'Agenzia Agroalimentare delle Marche in termini di qualità agroalimentare. Qual è l'obiettivo di questa presentazione? Cerchiamo sempre di mantenere una stretta correlazione anche con quello che ci ha preceduto come presentazione, i contenuti, evidenziare il ruolo dell'Agenzia dell'agroalimentare, illustrando tutte quelle attività che possono favorire lo sviluppo e la promozione dei prodotti agricoli di qualità, tenendo conto da un lato le necessità e le esigenze del territorio dei produttori, senza perdere di vista quella che è la coerenza con le linee strategiche regionali, chiaro? Che le direttive anche in ambito del piano di sviluppo rurale ci permettono in qualche maniera di trovare il giusto incontro fra esigenze e strategie. L'obiettivo prioritario quindi del comparto agroalimentare è la valorizzazione rafforzando il binomio alimento-territorio, tenendo conto di quella che è la vocazione produttiva, la biodiversità e la sostenibilità ambientale. Questi sono, diciamo, dei principi cardine che vengono a trovarsi all'interno del marchio QM e che noi riprendiamo nelle nostre attività. Quali sono i centri operativi? L'ASAM è suddivisa in centri operativi, tutti forniscono servizi carattere integrato, alcuni sono prettamente più legati a un aspetto di valorizzazione della qualità, altri di assistenza, diciamo, utile alla qualità. Quelli che vengono maggiormente coinvolti è il trasferimento e innovazione, che come vedremo dopo ha fra le varie attività progetti comunitari ma anche un discorso di disciplinari. Poi abbiamo laboratori che si interessano sia del controllo qualità ma anche delle caratterizzazioni dei prodotti, faccio riferimento in questo caso al laboratorio sensoriale, e ultimo è poi la certificazione. Si sente? Sente poco. Sente poco. L'ultimo è la certificazione di tracciabilità che seguo direttamente. Quindi questo è quello che riguarda il coordinamento nel discorso agroalimentare di qualità. Poi logicamente abbiamo una linea preferenziale su tutte quelle attività che sono previste per il marchio QM, come proposta dei disciplinari di produzione, rintracciabilità di informazione al consumatore, certificazione del marchio e altre azioni che comunque sono correlate a queste principali attività che riguardano la tutela del marchio e la promozione del marchio QM. Disciplinare di produzione è qualsiasi norma produttiva in termini di qualità deve avere la massima condivisione e rappresentatività del territorio. E in questo contesto, per fare la stesura dei disciplinari, è stata affidata all'Agenzia della Regione Marche il coordinamento di focus group, che sono soggetti portatori di interesse dalle organizzazioni professionali e singoli imprenditori che collaborano con l'Agenzia nella stesura dei disciplinari della Regione Marche.
parlavamo di qualità, parlavamo di rintracciabilità e informazione. All'Assam e a me è stato affidato il servizio SITRA, che è un sistema di tracciabilità penso unico a livello nazionale per quello che concerne le regioni nell'applicazione di questi strumenti, ed è stato un sistema di tracciabilità che all'inizio aveva come obiettivo la sicurezza dell'alimento, quindi molto legato alla logistica, molto legato ai processi produttivi oltre che alle anagrafiche. Ma ci siamo resi conto che in questo momento la rintracciabilità, seppur di legge, seppur obbligatoria, può diventare uno strumento anche di informazione e di conoscenza da parte dei produttori e dei consumatori. E quindi in questo momento abbiamo proprio una profonda rivisitazione, poi anche come vedremo con altre slide, su questo sistema che non è più tanto volta agli operatori, ma proprio ai consumatori, per renderli un po' consapevoli dell'acquisto non solo del prodotto ma anche di una serie di considerazioni che chiamiamo correlate. Questa è l'informazione che poi ha come output al momento, quindi una scheda aziendale che riporta un po' la descrizione dei produttori, dei soggetti della filiera, e come vedete sotto c'è anche la possibilità di avere all'interno tutta quella serie di requisiti, di attributi che fanno di quel prodotto un prodotto di qualità. Anche qui la gestione dell'Assam sul sistema SITRA ha portato negli anni a un coordinamento che può essere riassunto in alcuni numeri: 35 filiere a marchio attualmente gestite col sistema di rintracciabilità, circa 1000 soggetti nel sistema, prima avevamo circa 700, ma sono anche altri che ancora non hanno raggiunto la certificazione ma che comunque si sono già avvicinati al sistema di tracciabilità, e circa 120 ore di formazione in aula. Questo era l'aspetto della tracciabilità. Un altro aspetto fondamentale, ne parlava prima l'amministratore, è la certificazione. No? Per certificazione noi intendiamo dare una garanzia ai consumatori che quel prodotto e quei requisiti che dovrebbe avere di standard di qualità vengono effettivamente espressi nella produzione e possono essere poi comunicati. L'autorità pubblica di controllo, per cui per acronimo APC, è nata nel 1998 con l'autorità designata dalla casciotta d'Urbino, quindi il primo prodotto che abbiamo controllato e certificato è stata la casciotta di Urbino, e poi via via nel corso degli anni abbiamo avuto sempre più maggiori applicazioni sui prodotti e abbiamo avuto nel 2006, a seguito della legge regionale 23-2003, il riconoscimento da parte della regione come autorità pubblica per tutti i prodotti di qualità. Quindi nel corso, diciamo, di questi anni l'attività di certificazione si è sempre più arricchita di nuovi prodotti. A marchio comunitario, una rapida carrellata: la casciotta di Urbino, maccheroncini DOP, maccheroncini Campofiloni GP, oliva ascolana del Piceno DOP, ciauscolo GP, mozzarella specialità tradizionale garantita e 1760 sulle carni bovine. Questo per quello che riguarda il marchio senza il 1151 sulle denominazioni di origine e etichettatura. Poi abbiamo invece tutti gli altri prodotti che sono certificati attualmente dall'agenzia e a marchio QM. In questo caso, come vedete, abbiamo ortofrutta, abbiamo pane, pasta, miele, latte, carne e anche il settore ittico, che ancora non è arrivato alla certificazione e via certificazione. Quindi questo sta un po' a dimostrare anche l'attenzione dell'agenzia ai diversi comparti, fornendo sempre le necessarie competenze del personale, perché poi voi capite che parlare di pesca non è uguale a parlare di miele, quindi è molto attenta l'agenzia in questo momento anche alla formazione del personale che deve essere competente ai controlli. Alcuni numeri anche in questo caso: 2014, prodotti certificati 22 dei 74 a marchio QM, ispezioni fatte nel 2014 322, numero di soggetti sotto controllo 2061, e impatto economico, ho voluto anche riportare questo dato, un impatto economico che può magari esprimere meglio delle ispezioni, le nostre attività come valore sul territorio. Abbiamo 17 milioni di fatturato alla produzione circa dei prodotti certificati, a fronte di un costo complessivo della certificazione di 80.000 euro, quindi significa che si spende per la certificazione da parte dei produttori 5 euro ogni 1000, che mi sembra abbastanza sostenibile. Come, ecco, dopo è chiaro che ai costi della certificazione, che sono costi diretti, come diceva prima il collega, ci sono dei costi indiretti dell'applicazione dei disciplinari e dei controlli, però diciamo che anche il
il messaggio che ha mandato la Regione, l'Agenzia, in questo è proprio rendere anche la certificazione sostenibile con i bassi costi di certificazione stessa. Oh, per quello che riguarda un attimo nello specifico l'ortofrutta e legumi a marchio OQM, facciamo riferimento da disciplinari della Regione Marche alla disciplinare di produzione integrata. Queste disciplinari di produzione integrata prevedono praticamente un discorso di produzione a basso impatto ambientale che riguarda alcuni processi soprattutto nell'agricoltura, che riguarda appunto la fertilizzazione, lavorazione del terreno, controllo delle infestanti e la difesa dei vegetali. E su questi principi e sul disciplinare di produzione integrata andiamo a costruire poi come agenzia i nostri piani di controllo che appunto riprendono tutti questi aspetti e vengono appunto focalizzati attraverso poi checklist e certificazione. I soggetti che sono al momento inseriti nei disciplinari di produzione integrata per quello che riguarda l'agenzia nel sistema di certificazione sono 70 aziende agricole, 7 centri di stoccaggio, 7 commercianti grossisti, 23 confezionatori e altri 27 dettaglianti. Poi abbiamo 3 concessionari che fanno capo ad altrettante filiere e un trasformatore. Portato questo slide anche per far capire la sensibilità e la capacità del territorio di adattarsi anche a disciplinari di qualità. Qui sono riportate le non conformità che sono state date nel corso del triennio sulla produzione integrata. Come vedete, le non conformità sono il mancato rispetto o soddisfacimento dei requisiti di un disciplinare di produzione e di piano di controllo. Come vedete, nel 2012 ne abbiamo avute complessivamente 18 di non conformità, di cui 3 non conformità gravi, le altre erano lievi. Poi vedete, nel 2013 si è un po' ridotto e anche comunque nel 2014, pur avendo avuto un leggero aumento, rispetto al 2012 c'è stata una netta riduzione. Quindi anche la capacità da leggere questi istogrammi e la capacità dei produttori comunque di applicare sistemi di qualità e di essere coerenti con le regole che ci si dà. Altre attività, sempre con una rapida carrellata sull'attività dell'agenzia, riguardo la comunicazione alla tutela del marchio OQM. Come diceva prima il collega, la comunicazione istituzionale viene svolta dalla Regione, che ci dà delle attività, chiamiamole così, residuali. Quest'anno stiamo svolgendo un'attività di partecipazione ad eventi per quello che riguarda le tematiche della qualità agroalimentare. Abbiamo un'attività che riguarda i messaggi promozionali, sempre su attività istituzionali di messaggi di marchio OQM, e poi anche la realizzazione e distribuzione di materiali informativi. Un altro aspetto che si è aggiunto nell'ultimo anno, nel 2014, con la DGR 784, è la tutela sul marchio. La tutela vista proprio come attività volta a vedere attraverso anche punti vendita o anche l'uso delle licenze del marchio come il marchio viene applicato. È chiaro che in un momento in cui il marchio comincia ad avere un minimo di successo, un minimo di diffusione, occorre stare più attenti proprio su questa tutela in modo da evitare degli abusi dell'uso del marchio. Ho lasciato questa slide come ultima perché diciamo che a fronte di tutte queste attività che riguardano la certificazione, la qualità, la rintracciabilità, stiamo svolgendo con la Regione Marche una forte attività da una parte di sostenibilità di questo marchio. Si parlava di crisi, si parlava di difficoltà di oggi di acquisti anche di prodotti di qualità, quindi la sfida che ci lanciamo da soli è renderlo più sostenibile, riducendo i costi, riducendo anche le difficoltà di accedere al marchio OQM dal punto di vista della burocrazia, chiamiamolo, degli istruttori. Però da un'altra parte invece vogliamo rilanciare sull'innovazione. Abbiamo visto che lo strumento SITRA come tracciabilità può essere uno strumento di marketing alla fine per il territorio, no? Perché l'informazione porta alla conoscenza e porta alla valorizzazione del territorio. E stiamo pensando di non fermarci a quello che è una mera comunicazione al consumatore dei requisiti dell'alimento,
ma cerchiamo anche di far vedere al consumatore cosa significa consumare certi alimenti. Quindi legare l'alimento al benessere psicofisico ci sembrava dovuto, nel senso che è importante, adesso si parla sempre più di nutriceutica, no? Nutraceutica, non so, quindi tutto ciò che l'alimento costituisce prevenzione alla salute, ma non solo, anche tutto quello che sono i livelli di assunzione dei nutrienti giornalieri, cioè una dieta equilibrata, una dieta mediterranea, e su quello attraverso le competenze specifiche ci stiamo facendo aiutare per promuovere i nostri prodotti e quindi anche dire come devono essere consumati. L'innovazione tecnologica. L'innovazione tecnologica, abbiamo parlato prima di rintracciabilità. La rintracciabilità è fatta di dati, di computer, di informatica. È chiaro che portare tecnologia anche sui campi, attraverso esempio l'NFC adesso con i palmarini, con gli smartphone, che ci permettono di passare le comunicazioni con un semplice avvicinare il telefono a una etichetta, ci permette in quella maniera di venire incontro a quelle che sono le esigenze degli operatori, di dare informazioni ma non perderci troppo tempo dietro. Abbiamo parlato prima anche di 120 ore di formazione in aula. Queste per noi non bastano, nel senso che stiamo spingendo per una formazione in remoto, in e-learning, proprio per aumentare la consapevolezza dei produttori. Questo ci dovrebbe dare anche maggiore efficacia, e in modo tale, quando parlavamo prima di quelle non conformità, no, di cui parlavamo, un'adeguata formazione sicuramente riduce la difficoltà da parte dell'operatore di avvicinarsi a questi sistemi di qualità e soprattutto al marchio QEB. Io ho finito, vi ringrazio per la sopportazione, forse più che per l'attenzione. Grazie. Allora, grazie al dottor Ricci. Allora, intanto i saluti all'onorevole Alessia Morani, che si è aggiunta alla nostra conferenza. Grazie mille del suo intervento. Seguiamo con gli altri interventi, prego però i redattori di essere un pochettino più veloci, anche perché laggiù c'è una zona, ci sono gli agricoltori che scalpitano, che vogliono intervenire, visto che abbiamo il piacere dell'assessore regionale e di altri rappresentanti, è giusto che abbiano anche loro la loro voce, perché è una voce vicino al territorio. Germana Meliffi, vicepresidente Consorzio Marche Bio, responsabile tecnica del Consorzio Terre Bio di Urbino, ci parlerà quindi dell'esperienza di questo approccio con il marchio, dei prodotti che hanno a marchio e anche di questa collaborazione nata con i ceci e le lenticchie del nostro territorio di Risiero, insomma, di San Sisto. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Germana Meliffi, sono responsabile tecnico e della certificazione della cooperativa Terra Bio. Intanto ringrazio per l'invito e porto i saluti anche del nostro presidente Maurizio Gambini. La nostra cooperativa nasce proprio dall'esigenza degli agricoltori di ritrovarsi e convogliare le produzioni di questo territorio. Nasce dal 97, attualmente siamo 72 soci e molti agricoltori che conferiscono alla cooperativa pur non essendo soci. Coltiviamo circa 15.000 ettari di terreno, tutti da agricoltura biologica. Forse la nostra caratteristica principale è quella di essere una cooperativa che dà la possibilità agli agricoltori di coltivare e quindi trovare, diciamo, una struttura che raccoglie tutte le produzioni agricole. Non siamo specializzati nei cereali, ma anzi forse uno dei nostri punti di forza sono proprio i legumi, e per questo è nata anche questa collaborazione con San Sisto e con i legumi del Montefeltro. E dal 2006 le nostre produzioni agricole hanno trovato, diciamo, la collocazione sul mercato anche attraverso il nostro marchio, appunto, perché fino al 2006 facevamo soltanto produzione primaria e stoccaggio delle materie prime, mentre dal 2006 abbiamo appunto le produzioni a nostro marchio. Vendiamo quindi e trasformiamo pasta, farine, minestroni e tutti i legumi. La nostra forza è sempre stata il coinvolgimento diretto che abbiamo avuto con gli agricoltori e la conoscenza diretta con gli agricoltori.
Sicuramente questo ci ha sempre permesso di avere un controllo diretto delle nostre produzioni e quindi una sicurezza di quello che i nostri agricoltori coltivano. E non da meno però la nostra qualità è sempre anche passata attraverso la certificazione. La cooperativa ha fatto della certificazione un proprio punto di forza e come vedete ne abbiamo molteplici, ma l'unica certificazione tra appunto la certificazione bio, la certificazione FAIR, quindi ecosostenibile, la certificazione americana, quella giapponese, ma l'unica che è collegata al nostro territorio è la certificazione QM, perché le altre sono tutte dei disciplinari di produzioni estere, appunto, che sono più legate ai mercati esteri, ma l'unica certificazione che appunto ci colloca e ci tiene uniti al territorio è la certificazione QM. Qui semplicemente alcuni dati di quello che rappresenta la nostra consistenza. Gli ettari coltivati dalla cooperativa rappresentano circa il 21% di tutti gli ettari coltivati nella regione Marche, quindi Terra Bio rappresenta in questo, soprattutto a livello provinciale, ma abbiamo aziende agricole associate anche nelle altre province, e rappresenta comunque il 21% del terreno biologico coltivato nella nostra regione. Ovviamente la nostra è una filiera completa, e siamo non da ultimo dal 2011 una ditta sementiera, quindi autoproduciamo le nostre sementi, quindi gli agricoltori che fanno riferimento a noi trovano sia tutti i mezzi tecnici che la cooperativa appunto mette a disposizione per la semina, la raccolta, il conferimento, lo stoccaggio, la selezione e il confezionamento e la vendita ovviamente. Quindi come dicevo siamo anche una ditta sementiera. Ovviamente il nostro punto di forza è quello di seguire gli agricoltori in tutte le fasi, dalla raccolta, dalla semina alla raccolta, in tutte le fasi, non da ultimo un sostegno per quanto riguarda diciamo, la parte documentale di certificazione bio, perché spesso forse quello è il primo scoglio per poi introdursi appunto nella coltivazione biologica. E come dicevo non siamo soltanto una cooperativa cerealicola, ma abbiamo sempre puntato molto anche sui legumi. Per questo è nata con questa collaborazione con i legumi di San Sisto del Montefeltro, perché forse questa era una coltivazione che negli anni si era persa nelle nostre zone, anche se è assolutamente una cultura tradizionale. Si era persa, si era abbandonata perché, per cause diverse, quindi dai cambiamenti delle condizioni di vita e della dieta alimentare all'intensificazione dei sistemi culturali, quindi le aziende agricole tendevano sempre più a coltivare delle monoculture, quindi a prevedere un'unica cultura nella propria superficie aziendale, e non da ultimo problemi legati alla coltivazione, perché non è diciamo così immediato coltivare un legume piuttosto che il grano, perché comunque i legumi di cui parliamo e che coltiviamo oggi nelle nostre zone, quindi ceci, lenticchie, in piccola parte fagioli e cicerchia, hanno diciamo delle difficoltà tecniche agronomiche diciamo importanti purtroppo, però non per questo, anzi forse per questo devono essere ancora più sostenute, e sicuramente il portamento diciamo un po' prostrato della pianta che non aiuta la raccolta meccanica di questi frutti, e la scarsa produttività, perché ovviamente parliamo di produzioni abbastanza
di colture con produzioni abbastanza limitate, quindi dai 10-15 quintali per intenderci di prodotto all'ettaro. Quindi in questo senso la valorizzazione, soprattutto legata al prezzo e alla remunerazione per l'agricoltore, è assolutamente una cosa fondamentale. E come dicevo, negli ultimi anni la coltivazione dei legumi ha ripreso vita grazie alla tendenza, insomma, al cambiamento che sta avvenendo anche dell'alimentazione umana, quindi un po' il ritorno al consumo dei legumi in questi ultimi 10 anni, sia biologici che non biologici, si è sentita. Grazie anche allo sviluppo che ha avuto in questo territorio l'agricoltura biologica, proprio perché le leguminose da granella sono diciamo, nella rotazione che prevede appunto un disciplinare biologico, sono assolutamente insostituibili e, come diciamo, coltura alternante tra i prati e i cereali. E, come dicevo, questa collaborazione con i legumi del Montefeltro è nata un po' da un'idea progettuale di Severi, che ha trovato, diciamo, il nostro appoggio. All'inizio siamo partiti così un po' con molta avventura, cercando di sostenere quei pochi agricoltori che all'inizio ci hanno creduto insieme a noi, e quindi facendo più che altro un supporto da parte nostra di sementi e di conoscenze agronomiche per quello che insomma, che anche noi potevamo, perché comunque era per noi, anche per noi, una cosa abbastanza nuova. E sono assolutamente contenta che questa esperienza stia proseguendo nel migliore dei modi, e anche che il prodotto, insomma, abbia una sua valorizzazione qualitativa importante. E come dicevo, faccio un piccolo accenno alla certificazione QM che l'azienda Terra Bio ha. Abbiamo una licenza nostra per quanto riguarda la filiera produttiva bio, per il grano duro, il grano tenero, l'avena, l'orzo e il farro, il miglio, le lenticchie, il cece, il lino e il girasole. Questi sono i certificati, insomma, che l'azienda ha su queste produzioni, e l'attestato SITRA, che appunto è l'attestato che certifica la nostra emissione di rintracciabilità delle nostre produzioni. Assolutamente continueremo a seguire e sostenere i legumi del Montefeltro anche in questa nuova avventura del marchio QM, perché sicuramente è il modo per legare definitivamente le produzioni al territorio. Grazie. Grazie a Giovanna. E ora l'intervento di Risiero Severi, che ci parlerà dei ceci delle lenticchie, di questa produzione di nicchia e di come, diciamo così, un prodotto agroalimentare può essere anche il motore di una promozione turistica intelligente. Io avrei fatto un discorso, ma raccogliendo anche l'invito e parecchie cose che sono già state dette, non voglio ripeto, anche per non annoiare e per un po' così. L'idea nostra del consorzio è quella di vedere, di arricchire il prodotto anche con del marchio per garantire la qualità. Per noi già c'è, però per il consumatore che non conosce questo territorio, bisogna dargli la certezza che il prodotto è garantito. Quindi, come già dicevo, un gruppo di agricoltori, una decina, fra San Sisto e Monte Fiorentino, hanno 3 anni fa, anche in collaborazione con anche il suggerimento e sostentamento della Germana e di Gambini, abbiamo cercato di mettere insieme questa cosa per riprodurre, perché questo territorio già si produceva in passato questo prodotto. Già si produceva questo prodotto.
anche troppo. Il territorio di San Sistema di Vertino è circa 700 metri dal livello del mare. Dal livello del mare, questo anche permette sia l'aria, l'acqua e un po' tutto l'ambiente, che il prodotto sia ancora migliore, lo stesso prodotto magari produrlo in altre zone del territorio. Tuttavia il nostro paese vede il riferimento in quello un po' di fare la filiera corta, ma l'idea nostra è produrre, confezionare e vendere, cercare un po', già la vendita è un po' sviluppata sulle province Pesaro, Rimini, un po', non è che abbiamo allargato, però l'idea è quella un po' di migliorare. Noi pensiamo che con questa iniziativa anche il territorio ne trae un vantaggio, perché dovremmo anche cercare le difficoltà economiche che ci sono, una cosa e l'altra, di cercare di dare un'occupazione anche a quelle persone che non riescono più nell'industria e nell'artigianato per rimanere sul posto. E come diceva prima anche l'assessore regionale, cercare un po' sul territorio di riqualificare e di rivalorizzare questo discorso. Ci auguriamo che questo l'abbiamo sentito qualche volta, queste cose, il riequilibrio fra costa e entroterra, però fino adesso, anche in questo periodo, appena che fa due giorni di pioggia, come ricordava, un disastro enorme, è un costo per l'economia, dopo bisogna intervenire, una cosa o un'altra. Allora se si fa la prevenzione e si contribuisce che la gente rimanga qui, anche gli agricoltori che sono sul territorio, di fare in modo che diventano dei guardiani che tengono in ordine, come si faceva una volta, se non ci fosse l'esempio un po' tutto questo discorso qui. Il discorso, ecco, un po' che noi ci siamo prefissi come consorzio, è quello di proteggere per la protezione dei legumi del San Sisto del Montefeltro come obiettivo, il recupero delle aree agrarie abbandonate, perché questo è un prodotto che fa anche su zone marginali. L'estensione della produzione, per noi la responsabilità c'è quella di allargarla a tutto il Montefeltro storico, non è che ci limitiamo e chiediamo, visto che noi siamo partiti, si deve fare lì. Adesso già qualcuno sta chiedendo di allargare la produzione, però se non c'è la vendita bisogna che sia avanti un pochino a pari passo. L'organizzazione di una filiera con lo scopo per realizzare tutte le fasi della catena di una zona, dalla produzione al campo, gestione agronomica, fino alla trasformazione e alla vendita. La produzione di materie prime di agro possono essere rappresentative di un luogo. Che Mazzarella aveva difficoltà a trovare il foglio. La diversificazione della produzione agroalimentare arricchendo il paniere dei prodotti già presenti nel Montefeltro. La salvaguardia e la promozione delle tradizioni locali sostenendo gli eventi culturali che possono testimoniare e valorizzare i prodotti tipici. A tale proposito va ricordato che a San Sisto da 47 anni si svolge la menzione della festa del fungo, dove si valorizzano i funghi in tutti i loro aspetti, sia scientifici che gastronomici, a dimostrare che questo territorio è da sempre sensibile e vicino ai prodotti agroalimentari. Invitiamo gli enti più presenti a contribuire e far sviluppare queste iniziative per la produzione di prodotti di nicchia, tuttavia si auspica a uno sviluppo sostenibile del territorio che includa la tutela e la prevenzione dei rischi idrogeologici, in quanto la coltivazione delle nostre campagne gioca un ruolo importante per stabilizzare e consolidare, pertanto è necessario un decisivo passo avanti verso nuove metodi di gestione, di manutenzione e di territorio. Intanto vi rubo veramente poco per rappresentarvi chi sono. Io rappresento in questo caso Coppa Adriatica. Coppa Adriatica è una cooperativa che opera a livello in collaborazione con la Coppa a livello nazionale. Presidiamo in realtà 4 regioni. Siamo presenti con la nostra rete di vendita sul Veneto, sull'Emilia Romagna, sulle Marche e sull'Abruzzo. Abbiamo 195 punti vendita che passano attraverso diversi format, quindi diverse
opportunità di vendita. Abbiamo realizzato nel corso del 2014 2.130.000 euro di fatturato. Abbiamo all'interno 1.380.000 soci che sono il cuore pulsante della cooperativa. Abbiamo all'interno della cooperativa circa 9.500 dipendenti proprio a rappresentare l'impegno che la cooperativa ha anche dal punto di vista dell'occupazione. Mi era stato chiesto di poter parlare del sistema Coop e delle relazioni che il sistema Coop ha con l'agroalimentare nazionale e con le produzioni nazionali. Credo che da sempre Coop sia assolutamente molto impegnata e molto vicino a quelle che sono le produzioni a livello nazionale. Considerate che il 94% delle carni e l'85% dell'ortofrutta che noi vendiamo all'interno della nostra rete di vendita proviene da produzioni nazionali. Il 90% dei prodotti che servono a produrre il nostro prodotto marchio proviene da produzioni italiane, quindi proprio questo ha conferma di qual è l'impegno che Coop ha nel sostenere in maniera molto forte le produzioni. Chiaramente non potevo non parlare di qualità. Coop è assolutamente molto attenta alla qualità dei propri prodotti e soprattutto è molto attenta alla qualità dei prodotti che mette poi a disposizione dei propri soci, e questo lo facciamo con un'attenzione assolutamente massima. Il percorso di qualificazione dei nostri fornitori ha un capitolato estremamente rigido, quindi è molto importante il percorso a cui chiediamo poi di partecipare o di intraprendere a chi decide o chi si propone in termini di fornitura a Coop, ma questo non è sufficiente, quindi oltre ad un percorso estremamente importante la parte di controllo e di analisi prosegue anche dopo la fornitura con verifiche costanti sul ciclo produttivo, sulle materie prime che vengono utilizzate, anche come dicevo sulle strutture che vengono poi utilizzate per la produzione. Entro un po' di più nel territorio, quindi cosa fa Coop per il territorio. Coop, come dicevo prima, è molto vicino al tessuto produttivo del territorio dove presidiamo, questo non solo per consentire ai nostri soci di poter trovare all'interno dei nostri punti vendita i prodotti che rappresentano il territorio su cui vivono, ma anche proprio come opportunità e come proposta a sostegno del tessuto sociale, del tessuto produttivo all'interno dei territori che noi presidiamo. Quindi non ci proponiamo solo come ultimo anello della catena produttiva, ma ci proponiamo anche come sostegno al territorio dove operiamo. Sì, però lei, scusi, ma lei aveva interesse a questa tavola rotonda? Perché se no io smetto. Sì, sì, mi dopo, sono tutto interesse che ho ben contratto, d'accordo, io sono d'accordo, che poi c'è la sia, come si chiama, che va a finire sul politico, solo per il suo abbiamo altri problemi. Sappiamo. Guarda, a me dispiace, io sono disponibile a fermarmi senza nessun problema. Io vi rubo ancora proprio due secondi, ma mi fermo senza nessun problema, anzi mi dispiace se la presentazione deve diventare un problema, mi dispiace assolutamente. Credo che però sia interessante anche per voi, visto che voi vivete il territorio per come lo intendiamo noi è un territorio produttivo, poi è chiaro che non possiamo, come dire, possiamo essere vicini quando si parla di buche della strada, però diventa un po' complicato.
500 milioni di euro è il fatturato che la mia cooperativa ha sviluppato nel corso del 2014 con le produzioni territoriali, quindi questo credo che sia un impegno forte a sostenere le produzioni territoriali. Di questi il 66%, quindi la quota più significativa, è stata sviluppata in Emilia, ma per un motivo molto semplice, è perché la nostra rete di vendita, il cuore della nostra rete di vendita è all'interno dell'Emilia. Vedete però che anche nelle Marche il 14% di questi 500 milioni è stato sviluppato con produttori che vivono e lavorano quotidianamente nelle Marche. Proprio a sostegno di questi produttori abbiamo creato un po' di anni fa, circa 4 anni fa, Territori.coop. Territori.coop è un marchio che ha teso a valorizzare le produzioni locali. Abbiamo chiesto a voi che producete tutti i giorni di raccontarvi. È stato creato un sito dove voi vi siete raccontati, avete mostrato quotidianamente le relazioni che avete con Coop e che cosa Coop fa per voi. Sono circa 235 i fornitori che hanno aderito a territori.coop, nelle Marche ce ne sono 20, potete tranquillamente trovarli, loro si sono raccontati e hanno raccontato la loro esperienza con Coop. Qualità Marche, e vado verso la conclusione, Qualità Marche per noi è un progetto estremamente importante e significativo. Ricordo benissimo io stesso un primo incontro che facemmo in regione un po' di anni fa, quando in quel contesto parlammo di pesce, poi purtroppo non siamo riusciti a svilupparlo nell'ambito del pesce, ma non per nostra volontà, con una grande cooperativa di pescatori di Ancona, Consorzio Pesca Ancona, dove però non siamo riusciti a svilupparlo. Quindi per noi Qualità Marche è un elemento di forte valorizzazione delle produzioni territoriali marchigiane. Credo che siamo stati primi, anzi sicuramente siamo stati primi ad inserire nella nostra rete di vendita i prodotti Qualità Marche, proprio a conferma della volontà di Coop di stare il più vicino possibile al territorio. Questi sono i mercati su cui ci siamo concentrati, quindi, su quelli che ci stiamo concentrando in questo momento, quindi sono prodotti di primaria importanza per l'alimentazione dei nostri consumatori. Sto parlando di pane, sto parlando di latte, sto parlando di pasta e sto parlando di carne. L'abbiamo fatto con voi che producete tutti i giorni, l'abbiamo fatto anche grazie alla Regione Marche che ha creduto e che ha valorizzato questo marchio. Questo è ciò che abbiamo realizzato nel corso del 2014, ci sono alcuni esempi, quindi vedete che comunque riusciamo, anche se in alcuni comparti rimane comunque un'esperienza ancora abbastanza di nicchia, però invece ci sono alcune esperienze, ad esempio le carni sviluppata con Bovi Marche, che sta dando veramente risultati importanti. Quindi questo è a supporto e a valorizzazione di quelle che sono la nostra volontà di starvi sempre vicino, di stare più vicino possibile al territorio. Ho corso, visto vi ringrazio comunque per l'attenzione. Grazie al dottor Roberto Cecconi. Adesso un attimo Gianluca Caras, che vuole specificare. Allora, ringrazio tutti per la presenza, per la pazienza, ma la cosa importante è che noi qui siamo per voi, siamo per gli agricoltori, siamo per i cittadini e siamo appunto per dare la possibilità a tutti voi di interfacciarsi con le istituzioni e anche con gli operatori e soprattutto con la Coop. Ringrazio praticamente qui il dottor Roberto Cecconi per essere presente. Vi voglio dire che non era scontato che la Coop fosse qui a questo tavolo, ma in realtà la presenza c'è e a disposizione rispetto all'interlocuzione che possiamo avere, e sono anche contento perché ha ribadito la strategicità del marchio QM non solo dal nostro punto di vista ma anche dal loro punto di vista, quindi questo per noi è un punto molto importante e ci fa ben sperare. Quindi Risiero, la prima cosa è che queste lenticchie e questi ceci, questi legumi di San Sisto del Montefeltro si dotino di una certificazione, di una tracciabilità del marchio QM per essere competitivi e distintivi in un mercato sempre più esigente. Bene, adesso la parola do di nuovo a Francesca. Chi vuole intervenire? Allora, prego, dimmi, venga qua.
visto che ci sono le istituzioni, io ero d'accordo con Francesca di invitare degli agricoltori, perché poi noi avremmo fatto delle domande e possibilmente avuto delle risposte. Cosa che siamo un po' impazienti, perché noi agricoltori, il fanatismo è un po' il nostro slogan, no? Allora io non sono qui, non ho nulla da vendere, non faccio parte a nessun partito, sono qui per fare un appello accorato, perché voglio che si salvi l'agricoltura, perché da 60 anni che la faccio. E credetemi, ci ho provato in tutte le maniere, il sindaco Maurizio mi conosce, ho fatto il possibile, ma vedo che siamo a rischiare il barile. Noi facciamo, io ho fatto per 20 anni il biologico, ho costituito la casa insieme agli altri, conoscevo bene Giro Comuni, grandi persone, però infatti all'ultimo si finiva per finire. Io vi auguro che voi siate una leva nuova, giovani più appassionati e che le cose vadano a fondo. Ma noi stiamo veramente raschiando il barile. C'è stato il crollo dei prezzi, c'è stata la riduzione del gasolio. Che strumento di lavoro! Non è cose che noi diamo in giro e andiamo a vedere. Io quest'anno ho comprato 5.000 litri di nafta bianca. Beh, sapete cosa perdo? L'abbacco o i contributi di IGEA non mi ripagano le perdite. Un altro anno, cari amici, se non ci sono soluzioni, dovremmo incominciare a vendere qualche terzo per sopperire alle spese. E non dico stupidaggini, voi fate i calcoli, poi le vedrete. Guardate bene che siamo alla vigilia dell'Expo, una cosa mondiale, però nessuno dice che in questi 2 anni e mezzo ha chiuso 32.000 stalle, un patrimonio nazionale di cui facevo parte anch'io. Nelle cooperative in cui ho fatto parte chiedevo sempre di essere sostenuti, specialmente chi faceva latte, perché è un patrimonio nazionale che una volta finito non si mette su più. Bene, non c'è stato niente da fare. Noi abbiamo chiuso, ci hanno chiuso il credito, è una cosa esasperante. L'agricoltore con cosa è nato? Con il credito agevolato, se lo compra perché il 10% di tasso. E poi le banche non neanche ti danno retta. Noi siamo qui per chiedere la sopravvivenza. Parliamo dei giovani, ma i giovani non fanno entrare in agricoltura se non gli regala l'azienda al nonno. Noi abbiamo ancora delle leggi dell'Ottocento. Io sono un pensionato con 58 anni di versamento, obbligato ancora a versare. Se voglio consegnare l'azienda a un giovane, devo sopperire a tutti i giochi, pagare. Bene, io dico alle istituzioni, dateci una guardata, specialmente l'entroterra, che voi lo sapete che è in uno stato di degrado totale, e se vogliamo salvare l'ambiente, lo salviamo se ci sono gli agricoltori, se no l'ambiente va a finire male. Non le risolve una categoria o l'altra, l'agricoltura è sempre stata il capo espiatorio che ha dovuto risolvere le crisi, la storia ce l'insegna, non io. Quindi anche adesso non lasciateci sempre come se fossimo di serie B, facciamo in modo che l'agricoltura sopravviva, perché io ho visto l'ultima cosa, l'ultima PAC è stata una cosa discriminatoria, avvilente. Le 4 regioni del nord si sono prese di più, poi hanno lasciato per gli altri. La zona disagiata non è stata considerata. Volete mettere voi a arare un terreno da noi e a ararlo in Emilia Romagna? Laggiù c'è un risultato, fa 80 quintali adatto, da noi ne fa 30. Queste cose vanno considerate, se no fra 10 anni, credetemi, da noi l'agricoltura non esisterà più, anche se il marchio farà salti mortali, per carità, io non, anzi vi auguro un buon proseguo, però la storia deve andare avanti insieme, si collabora, se no c'è la morte di tutto. Grazie.
Nell'intervento adesso si era prenotato il presidente dell'ente parco prima. Perché in qualità di presidente del parco, quindi colgo anche la presenza dell'assessore Marcolini, che accogliamo con piacere nel nostro territorio, volevo fare alcune considerazioni. Allora, tra le finalità che i gestori delle aree protette hanno e che la legge ci conferisce sono due, le principali sono la tutela e la conservazione dell'ambiente, ma ce n'è anche una terza che io ritengo altrettanto importante, anzi forse la più importante, che è quella della valorizzazione del territorio. Valorizzare un territorio significa innanzitutto individuare quelle che sono le potenzialità, le peculiarità, la vocazione di questo territorio. Come diceva Marcolini, occorre un piano per le aree interne, occorre una programmazione seria. Noi, soprattutto nel Montefeltro, ancora non abbiamo capito, a mio avviso, quali sono le nostre caratteristiche e qual è il settore agricolo sul quale dobbiamo puntare. Condivido in pieno le parole di Dini, dalle mie esperienze amministrative, da assessore all'agricoltura in comunità montana, i convegni che si sono susseguiti, confermano questa tendenza. Gli agricoltori sono in grande difficoltà. La zootecnia, che era uno dei punti di forza del nostro territorio, è in crisi, le stalle stanno chiudendo. Abbiamo problemi specifici, con i quali poi magari avrò piacere di parlare direttamente con l'assessore, che riguarda i pascoli del poligono, circa 1000 ettari, la faccio breve, ma è un problema serio che la regione deve darci una mano a risolvere, 1000 ettari di proprietà del demanio militare, che consente agli allevatori di mandare i capi al pascolo, ma purtroppo non possono inserire le particelle nel proprio fascicolo aziendale, quindi non ottenere i contributi previsti. Questo può portare, nelle migliori delle ipotesi, a far sì che questi ettari di pascolo non vengano utilizzati a tale scopo e quindi habitat SIC ZPS che non verrà conservato. L'Europa ci impone di conservarlo come parco, prevede dei soldi nel PSR, ma non possiamo darli agli allevatori che realmente svolgono questa attività. Nella peggiore delle ipotesi gli allevatori saranno costretti a chiedere le stalle, quindi ad aggiungersi a quelli che già hanno chiuso, quindi mancanza di reddito, perdita di conservazione e di tutela del territorio, del paesaggio, quindi viene a meno anche l'aspetto importante della tutela, della mitigazione dei problemi, disastri geomorfologici che stiamo vivendo con le conseguenze, no? Poche settimane fa abbiamo visto il fiume Foglia cosa ha fatto partendo dal nostro territorio e arrivando a Pesaro. Quindi assolutamente dobbiamo contrastare lo spopolamento, quindi valorizzare, come prima appunto condivide in pieno diceva Marcolini, e tutelare, conservare, quindi il parco che ha questa funzione con le risorse esigue che purtroppo ha, e anche qui mi rivolgo all'assessore al bilancio, se vogliamo davvero individuare un modello di sviluppo diverso che si affianchi a quello in crisi del manifatturiero, e le aree protette possono rappresentare veramente un modello di sviluppo ulteriore. Veniamo fuori dagli stati generali delle aree protette in 3 giorni a Fabriano nel novembre scorso, l'incontro con tutti i parchi d'Italia, è emersa davvero il ruolo importante e fondamentale. Chian di Meleto è uno dei comuni che appartiene al parco, con San Sisto, con i territori che ha dentro il poligono. Quindi spero in una politica di investimento veramente, ma soprattutto non tanto soldi, ovviamente i soldi ci vogliono, ma che la regione si concentri su queste aree, su questi enti gestori che possono rappresentare, se gestiti bene, insieme agli allevatori, insieme agli agricoltori, insieme al territorio, ad avere un modello di sviluppo e un'alternativa, quindi una speranza per il nostro territorio. Conosciamo i tagli importanti che il bilancio regionale ha dovuto subire, però crediamo anche che sbilanciare qualche risorsa in più alle nostre aree protette e a quelle in generale della Regione Marche può essere un buon investimento. Un euro investito oggi potrà produrre qualche euro in più per i prossimi anni. Rappresenta un'alternativa per i giovani che devono potrebbero avvicinarsi all'agricoltura, che altrimenti appunto è in grave difficoltà. Ma voglio anche parlare di qualcosa che già stiamo facendo e per non partire ogni volta da zero, perché in questi anni è anche stato fatto qualcosa di utile e di interessante. Condivido e anzi ringrazio la COP Centro Italia, con la quale allora, con il compianto onorevole Mannucci, riuscimmo ad ottenere la commercializzazione delle carni prodotte con bovi in Marche.
anche a seguito di interventi importanti con contributi della regione che facevano sul mattatoio la struttura di macellazione di Mercatale. Abbiamo quindi messo insieme, certificato la struttura, macellato, abbiamo evitato che i nostri allevatori andassero a macellare i capi allevati nel Montefeltro a Schieppe o a Senigallia, quando avevamo una struttura qui a pochi chilometri e nel nostro territorio. È stata una battaglia ed è un risultato che abbiamo ottenuto e dobbiamo continuare. Insieme al parco abbiamo investito in una linea di macellazione di selvatici, la carne di cinghiali. La legge obbliga gli animali abbattuti in selezione, quindi all'interno delle aree protette, di macellarli in strutture certificate. C'è una linea che a breve partirà. La produzione e la commercializzazione di carne di cinghiali può rappresentare un'altra opportunità, se ritenuta valida e opportuna da qualche macellatore e commerciante di carni suine. E altre importanti iniziative riguardano i prodotti tipici. Come Parco Sasso Simone Simoncello ho richiesto e ottenuto di essere capofila, individuato come capofila per la redazione di un atlante dei prodotti tipici di tutti i parchi regionali. Dobbiamo dire la verità, non l'abbiamo scoperto adesso, non la sappiamo, con Ristero da anni ne parliamo. Il Montefeltro purtroppo ha pochi prodotti tipici, per essere anche onesti e capire quali sono le nostre criticità. E anche quei pochi che esistono spesso hanno una produzione piuttosto limitata, non riusciamo a coprire grandi quantità. Quindi è sicuramente un ambito nel quale sono potenzialità e possibilità di sviluppo. Prendendo ad esempio anche altre esperienze positive, come il Parco del Conero, ha creato un marchio Terra del Conero, quindi si aggiunge al marchio di certificazione QM, ma che contribuisce ancora, attribuisce ai prodotti del parco un valore ulteriormente aggiunto. Chiaro, la proliferazione di marchi può creare anche confusione e a volte generare anche effetti distorcenti, però anche nell'immaginario collettivo un prodotto che proviene da un'area, da un ambiente tutelato è sicuramente importante. Colgo anche la presenza della Germani di Gambini, che ha un'esperienza nel biologico. Ci sono parchi che hanno fatto la scelta, come il Parco Regionale della Maremma in Toscana, di convertire tutte le aziende al biologico. La totalità delle aziende sono convertite al biologico. È un discorso che potremo approfondire e sviluppare grazie alle loro esperienze. Gli agricoltori, ne abbiamo parlato, ne parlo quotidianamente, non sono molto convinti. Chi ci ha provato, alcuni sono tornati indietro, sostengono che alla fine i prodotti che costano di più per la loro produzione, poi alla fine devono venderli a costi inferiori. Sicuramente è qualcosa da approfondire. Però è anche vero che, e faccio una considerazione e voglio condividere con voi, continuare a coltivare l'orzo, il grano e altri cereali a Carpegna, dove la produttività per ettaro è nettamente inferiore rispetto alle zone di pianura, a Talacchio, per non parlare dei prodotti che provengono dall'estero, dove le colture sono ancora più estensive, ovviamente costano molto meno, dove i costi per lavorare un ettaro di terreno in montagna sono superiori. Ha ancora senso, noi non saremo mai competitivi con questi prodotti sul nostro territorio, quindi misure agricole alternative vanno sicuramente individuate. Sui prodotti tipici, anche qui poi chiudo, cerchiamo di valorizzare anche quello che già abbiamo, non perché sono di Carpegna, però c'è un'eccellenza che è il prosciutto di Carpegna DOP, che sicuramente ha grandi margini di sviluppo. Non so se c'è ancora Ferruccio Luciani, il funzionario della regione, col quale ho parlato telefonicamente qualche tempo fa, però volevo portare a conoscenza a tutti. È un consorzio un po' anomalo. Chi ha avuto la possibilità di visitare altri consorti, non so, il prosciutto San Daniele, il prosciutto Palma, ci sono decine o nel Palma centinaia di aziende e di stabilimenti che producono appunto il prosciutto. Carpegna c'è un'unica azienda, un unico stabilimento, il partner, il secondo partner è la regione, per fortuna, perché altrimenti non si sarebbe potuto fregiare del marchio DOP. E sapete quanti dipendenti ha il prosciutto di Carpegna, che comunque è un'azienda importante, produce più di 100.000 cosce, quindi 100.000 prosciutti all'anno? Una decina di dipendenti, meglio di niente in questo periodo di crisi, ma sicuramente potrebbe sviluppare un indotto molto superiore. Non c'è il disciplinare, prevede che il maiale dell'Emilia Romagna, sostanzialmente dalle Marche non proviene quasi nessun maiale, anche qui. Approfondimmo e affrontammo l'argomento con l'allora assessore Petrini, agricoltore della Regione Marche, in un convegno in occasione della festa del prosciutto. Poi la ditta che gestiva l'azienda, Brendolan, che gestiva il prosciutto, è andata in crisi, adesso è stata acquisita dai fratelli Beretta, un'importante azienda che sta dando slancio e sviluppo. Andrebbe ripreso questo ragionamento per creare un indotto attorno a questo prodotto, che ha già una riconoscibilità, ha un marchio, è apprezzato in tutto il mondo, dall'America del Nord all'America del Sud al Giappone, è arrivato
arrivato forse il momento di anche questo di provarlo a lanciare su scala più ampia. Vediamo cosa succede in Trentino con la coltivazione delle mele. Noi abbiamo una serie anche di terreni incolti, potremmo anzi incentivare questo tipo di produzione. Siamo nel comune di Pian di Meleto. Pian di Meleto forse se la toponomastica non è così, un'opinione avrà qualche senso, quindi butto là qualche spunto. E con la regione, anche lì un po' con qualche aspetto critico, ma sempre a livello propositivo, stiamo promuovendo gli accordi agroambientali. Purtroppo è la promozione che si riferisce al PSR 2007-2013. Siamo nel 2015, l'azione di promozione, che sarebbe stata la prima azione da sviluppare insieme agli agricoltori per individuare quelle misure poi da finanziare con delle misure specifiche, la stiamo facendo alla fine. Con la cooperativa che se ne occupa per parte della regione, che è l'EFEDA, mi sono raccomandato, come parco abbiamo dato disposizione a disponibilità della sede, facciamo in modo che almeno di parlare dei progetti del futuro per la prossima programmazione europea, 2014-2020. Purtroppo ecco, la regione Marche è arrivata in ritardo. Devo dire la verità, non è un problema purtroppo della sola regione Marche. Noi, essendo un parco interregionale, abbiamo l'opportunità di confrontarci anche con la Romagna e siamo più o meno nella stessa situazione. Questo accade però anche per i piani di gestione SIC e ZPS, dei quali ci stiamo confrontando adesso. Dovremmo individuare, e lo dico agli agricoltori, alcuni dei quali hanno già partecipato ai vari incontri, delle misure obbligatorie alcune, altre facoltative, ma che comunque impongono una certa serie di attività che prevede un maggior costo per gli agricoltori che hanno terreni all'interno delle siti di importanza comunitaria o delle zone di protezione speciale, o comunque comporteranno meno reddito, senza avere un'idea di quello che il PSR andrà poi a finanziare. Allora, col dottor Bisogni della regione mi sono rapportato, i tempi per l'approvazione dei piani sono stretti perché i finanziamenti fanno riferimento al PSR 2007-2013, sappiamo che bisogna difficoltare la sveglia. Il PSR è un po' in ritardo. Se non sincronizziamo gli interventi rischiamo di istituire delle misure che obbligano gli agricoltori senza avere la certezza che vengono ricompensati. Quindi bisogna assolutamente insomma raccordare un po' queste cose. E un'altra cosa che mi viene da pensare e con la quale avevamo già affrontato era anche favorire il consumo locale dei prodotti localmente. Anche qui esiste una legge della Regione Marche sulle mense collettive, che la scoprimo sempre con l'onorevole Vannucci, che prevedeva di incentivare il consumo nelle mense collettive, nelle scuole, negli asili, negli ospedali, nei ricoveri dei prodotti. Allora l'assessore Petrini disse che non fu mai applicata, attualmente non lo è, perché poteva creare dei problemi di concorrenza con altri prodotti. Probabilmente è così, però qualche incentivo per alimentare in maniera sana i nostri bambini delle scuole e per creare una offerta, una domanda che contribuisca a coprire parte dell'offerta dei nostri prodotti va sicuramente studiata. Ribadisco, e quindi faccio questo spot per le aree protette e chiedo all'assessore insomma, che le tenga in opportuna considerazione, e con la massima ritengo di sposare pieno, che dice che non esiste città ricca senza campagna florida, quindi il riequilibrio delle aree interne con la costa è assolutamente importante, ma per entrambi, sia per la costa che per le aree interne. Grazie. Buongiorno, sarò brevissimo, ma non è una battuta, è una promessa solenne. Sono Baldacci, rappresento la CIA, sono il responsabile della CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, qui di Macerata. Dicevo, approfitto, ringrazio il sindaco dell'invito e volevo portare un contributo semplicissimo. Le riunioni a volte no, prendono poi dei toni alti e io mi perdo. Approfitto dall'assessore al bilancio per un appello. Abbiamo tutti i capelli bianchi, sappiamo che oggi si parla di QM, sappiamo che dietro il QM ci sono le votazioni, no? E noi che viviamo stabilmente in questi territori abbiamo un problema e non mi sembra che sia un problema solo nostro, perché nell'intervento dei due principali relatori, l'assessore e Carlos, tutti e due hanno parlato di riequilibrio costa entroterra, il piano per l'entroterra. Avremmo bisogno, assessore, innanzitutto di vederli un po' più spesso.
spacca. Io nel Montefeltro non ho mai incontrato e partecipo a quasi tutte le riunioni. Questa è la premessa, cioè quando le istituzioni non incontrano più i cittadini è la premessa perché i territori inevitabilmente vengono dimenticati, abbandonati e poi dopo non ci meravigliamo più di niente. Di conseguenza, molto umilmente, noi oggi siamo alla ricerca di un presidente del Consiglio della Giunta regionale, perché a breve ci saranno le votazioni. Io credo che la principale caratteristica che dovrà avere il nuovo presidente della regione è un presidente che rappresenti discontinuità, cioè non siamo per niente contenti di come sono andati questi anni. Io credo che, e lo dice uno di sinistra, che l'ha sempre votata questa, io credo che non siamo per niente contenti per una serie di ragioni che sono da troppo tempo irrisolti. Questi signori chiedono da 30 anni un po' di attenzione per la loro attività. La prima attenzione è la sburocratizzazione. Allora, come si fa arrivare alla fine di un PSR quinquennale dove ci ritroviamo adesso negli ultimi 6 mesi un bando ogni 20 giorni perché si sono accorti dopo al quinto anno che hanno 80 milioni che potevano andare a sostenere le aziende, a promuoverle, a rinnovarle, se ne sono accorti al quinto anno, no? Cioè, e poi non è che poi, come dire, tutto può essere mistificato, ma la realtà è questa, una burocrazia incredibile che ci piove sulla testa a tutti i livelli. Abbiamo perché non è la burocrazia. Ecco, dicevo, quello è un altro aspetto. E parliamo da troppo tempo di problemi non risolti, mai risolti. Io dicevo, c'è qui oggi la possibilità di dire chi si candida. Io so che lei, assessore, è uno del PD che parteciperà alle primarie. Noi vogliamo una promessa solenne. Io andrò a votare alle primarie. Allora, se lei rappresenta, può rappresentare una discontinuità rispetto al vecchio, perché il vecchio, almeno a me, ma credo a molti, non ci va bene per questo territorio. Venendo su avrà visto la regione, è vero che non è una sua competenza, sembra di essere tornati, ma non è più una battuta, è vera la storia, è vero che non è la sua principale competenza la viabilità. Abbiamo rattoppato le buche dell'asfalto con la ghiaia, sembra di essere tornati alle fotografie del 1960, cioè è una roba. Questi territori, assessore, di gente operosa, silenziosa, io incontro tutte le mattine, perché è il mio lavoro, io sto dietro il bancone e parlo con la gente, decine e decine di gente, sta montando un nervosismo, una rabbia che da qualche parte sfogherà, cioè da qualche parte sfogherà, mentre voi nelle segrete stanze continuate a intortare i vostri discorsi, ripeto, senza purtroppo portare a termine le cose più semplici, tipo la sburocratizzazione, Noi abbiamo avuto dei danni da neve, io ho fatto 57 segnalazioni, alla fine abbiamo portato a casa 5 domande, perse per strada con delle robe incredibili, dei cavilli burocratici incredibili, presentano i piani, cioè si potrebbe durare delle ore. Oltre a quella della ragione, poi l'agricoltore subisce, e non si sa più qui a chi appellarsi, direttive comunitarie che vedranno agricoltori che sono nati sul trattore, per dirne una, ma ce ne sono altre 150 di 60 anni che devono tornare a prendere i patentini per guidare il trattore che guidano da quando sono nati. Cioè queste robe vanno impedite, non ne possiamo più di ste robe, cioè ci vuole una moratoria, inventatevi qualcosa, noi di sta roba qui non ne possiamo più, non se ne può più, cioè è la fine, non è che entrano i giovani, c'è caso che lasciano anche quelli che non ne possono più, che sono lì da 50 anni. Questo è un appello accorato che io risolvo, se uno potesse prendere questi impegni, poi di cose certamente non ne avremmo da dire 3.000. Concludo dicendo, assessore, noi abbiamo nella sburocratizzazione invocato qualcosa, cos'era? Un PSR ad esempio, no? Un PSR che è una competenza della Regione Marche, un po' meno burocratico del vecchio. E come si dice, se il buongiorno si vede dalla mattina, è per questo che io chiedo un atto, una promessa di discontinuità. Allora, avevamo il vecchio PSR, sparo delle cifre, ma rendono in sé, la verità è questa, il senso è questo.
aveva 34 misure, sburocratizzata, la metà inutilizzata, un PSR che è arrivato alla fine del quinquennio con 80 milioni, 70 milioni di euro non spesi, causa principalmente la burocrazia, quello che liquidate e mandate a Bruxelles ha il doppio delle misure, tant'è che Bruxelles ve lo boccia e adesso dovrete stare lassù 8 mesi a spiegare, abbiamo chiesto una riduzione, l'avete peggiorato, cioè questo è più burocratico del vecchio. Allora, o si danno le risposte a queste domande, che sembra proprio veramente una violenza. Io ci ho provato l'anno scorso al convegno, e concludo, con Solazzi sul gasolio, e concludo, ma per dire le robine terra terra, il gasolio gli agricoltori lo usano per arare i campi, no? E quando non glielo date, siccome devono essere competitivi, poi ti vanno a comprare il gasolio bianco, la colonna, immagini, noi abbiamo il gasolio agricolo, che tra i più gasoli, il gasolio agricolo italiano tra i più cari dell'Unione Europea, li mandiamo a comprare il gasolio alla Colombia, che così sono competitivi, no? Cioè sono iper competitivi, falliscono, perché io ho 30 anni di esperienza, io ho 30 anni che lavoro dietro un bancone con gli agricoltori, lo sai cosa è cresciuto? L'unica cosa che è cresciuta in questi 30 anni è l'indebitamento delle aziende agricole. C'è una situazione di indebitamento che voi non immaginate cosa c'è, le aziende sono indebitate perché sono anni che chiudono i bilanci in rosso e non trovano, ripeto, dall'ente pubblico la risposta minima sindacale, il minimo non trovano. Allora noi questo lo chiediamo con forza, e concludo dicendo, ho chiesto a Solazzi, ho detto, queste non possono più esistere, queste risposte qui da parte della politica. Ho detto, ma scusami, Pian di Meleto è lì, di là del monte, un comune montano, scusami, Pennabile è un comune montano come il nostro, gli danno 4 sfalci, a noi 2, cioè sempre 4, poi alla fine 2, senza dire cos'è fare un buono del gasolio, che c'è ridotta la burocrazia, che tutti gli agricoltori sono esposti a un controllo della finanza e li mangiano l'azienda, ma solo non perché rubano il gasolio, solo per la burocrazia e l'intortamento che c'è. E la risposta è stata, ma è mica il mio problema, parla con lui e davanti alla punta del dito c'era bisogno. Grazie. Strade, ragazzi, abbiamo una strada da San Sisto a Carpegna. Partiamo un po' dalle strade. Crollando tutto, qui sta scoppiando la. Io potrei rispondere che mi sono occupato di bilancio e di cultura da assessore tecnico non nominato dal PD e non nominato in chiave politica. Ma siccome io condivido lo spirito dell'ultimo intervento, che i problemi al di là di chi li ha provocati, bisogna intestarseli, mi voglio intestare anche una possibile risposta, sapendo che non sono stato l'assessore all'agricoltura, che non appartiene nemmeno al PD, che quello precedente era il PD, che peraltro nella campagna delle primarie è stata da un'altra parte, ma i problemi sono quelli che voi state vivendo, e quindi, come dire, me li voglio invece intestare, perché di fronte ai problemi una cultura di governo, i problemi non li caccia da una parte magari girandosi dall'altra parte, oppure non li esorcizza dicendo che sono irrisolvibili. Io provo a rispondere ad alcune delle sollecitazioni che sono venute, non essendo l'irresponsabile né il titolare. Sulle strade sono 4 anni che le province non fanno manutenzione ordinaria sulle strade, trasferite dall'ANAS alla regione, la regione alle province. Il governo ha varato una riforma che il Parlamento ha approvato per l'abolizione delle province. A parola d'ordine strada risparmiamo 13 miliardi con l'abolizione delle province. In effetti si sono risparmiati 85 milioni, perché il fatturato sottostante, quello che facevano le province, cioè le strade, il carburante per il riscaldamento delle scuole, la manutenzione degli istituti tecnici e dei licei, quello è rimasto senza copertura, compresa la copertura della metà del personale delle province, risultata eccedentaria. Questa è l'origine. Il problema è questo, noi ci siamo intestati, e devo dire, non vedo Alessia, con una parte dei parlamentari come Alessia, si è aperta una vertenza con il governo
in un clima di leale collaborazione per trovare risposte che per adesso sono parziali. Un altro gruppetto di parlamentari, quelli che peraltro avevano votato la legge di stabilità che dimezzava la copertura delle spese del personale alle province, è venuto in regione per dire che dovevamo trovare la copertura del personale delle province dopo un taglio quest'anno di 230 milioni che ha annichilito, l'ha azzerato tutte le poste del bilancio regionale, annichilito, azzerato. Questa è la verità. Di fronte a questo ci saremmo dovuti girare dall'altra parte per il personale delle province. Abbiamo insistito con il governo, il 29 c'è stata una circolare di modifica parziale delle condizioni di copertura, il 30 abbiamo fatto una riunione con i dipendenti, con i sindacati, dicendo che in ogni caso quel personale, che nelle Marche è di 1200 persone, non rimarrà senza posto di lavoro, perché un sottosegretario brillante aveva detto che gli stanno 2 anni di copertura al 100%, altri 2 anni di copertura all'80% e poi in bocca al lupo. Allora io dico che anche per i problemi che voi ponete bisogna intestarseli e vedere quello che è possibile fare con le risorse che abbiamo. Io sono convinto che per esempio la burocrazia imposta dall'Europa in materia di regolamenti comunitari e le complicazioni che in molti casi la stessa amministrazione regionale ha posto nella frammentazione delle risorse del PSR, mi trovo d'accordo, però io a qualche tavolo ho partecipato da osservatore, perché faccio l'assessore al bilancio, non l'assessore all'agricoltura, alle infrastrutture oppure ai trasporti. Qui c'è Gianluca che è amministratore delegato dell'Assa, io devo dire che sulla frammentazione degli interventi e sulla invece benedetta anche stamattina concentrazione, le resistenze non è che siano venute da Bruxelles, eh? Le resistenze sul mantenimento dei 1000 rivoli circa gli interventi della programmazione 2007-2013 spesso sono venuti esattamente dagli utenti finali. Segnalo peraltro che questa esigenza è difficilmente contestabile. Quello che bisogna fare, come è stato fatto l'ultima settimana, è cercare di vedere insieme a voi quali sono le misure che tirano di più. I comitati di sorveglianza servono a questo, siamo all'inizio di un programma di legislazione che dura altri 6 anni. Questo bisogna che noi abbiamo le orecchie ben aperte e i comitati di sorveglianza possono modificare dentro gli assi le misure e le azioni, dentro gli 11 obiettivi tematici quello che più serve oppure quello che meno serve viene cancellato. Su questo io posso garantire, come dire, la disponibilità all'ascolto e alla co-decisione, una partecipazione che riguarda la co-decisione. Per quello che riguarda la mia presenza per esempio nel Montefeltro, le voglio dire una cosa che per esempio i miei amici, lei ha citato il mio impegno in queste settimane per la campagna delle primarie nel PD, e voglio dire che una parte del mio comitato, quello che mi dà consigli, mi dà una mano per la campagna delle primarie, mi ha detto che sono piuttosto irresponsabile a passare tutti i miei fine settimana, questo è il quarto, nell'entroterra, qui sono presente nel Montefeltro, lei dice che spacca, non l'ha visto mai, nelle ultime 3 settimane sono venuto 6 volte, ma non per, come dire, per un motivo ruffiano, io sono stato addirittura la penultima settimana, ho fatto il weekend ad Acqua Carina, che è simbolicamente il comune più piccolo delle Marche, sono 112 abitanti. I miei del comitato mi dicevano: tu sei pazzo, perché devi andare nelle città grandi dove votano tante persone, dove, come dire, i problemi e le risoluzioni e le risorse sono maggiori. Ho passato invece quel fine settimana a Acqua Canina, a Bolognolo, a Amandola, a Fiastra, quello precedente ero stato a Macerata Feltre, a Cagliari, a Sant'Angelo in Val, a Sant'Angelo in Lizzola, oggi sto qui, più tardi a Monte Grimano. Per un motivo preciso, perché il piano delle aree interne che ho cercato di illustrare brevissimamente, noi lo riusciamo a portare avanti soltanto se voi
insieme a noi, riusciamo a farlo passare al di là del criterio democratico di tot teste, tot voti. O il piano delle aree interne diventa un piano regionale, oppure qui i 160 milioni che io ho tarato per il programma delle aree interne verrà filtrato in tempo di crisi da mille altre emergenze, che non dico che non esistano, ma passeranno avanti alle esigenze che vengono rappresentate da una popolazione superstite, minoritaria. Allora il tema che bisogna lanciare, insieme alle denunce, che in gran parte saranno esattamente quelle che voi dite, capisco perfettamente, lo stato di crisi è generalizzato e nelle aree marginali viene aggravato dalla complicazione dei regolamenti, dalla burocrazia e dalla scarsezza delle risorse. Ma insisto nel dire che un piano di riequilibrio regge sulla solidarietà dei territori e sul bilancio sociale, su quanto cioè i costi e i benefici di un intervento che porta più risorse proporzionalmente rispetto alle persone che questi territori abitano, riesce a convincere l'intera comunità regionale. Questo vi posso dire, che il piano delle aree interne sono andato a presentarlo a Pesaro, non qui, non a Cagli, non a Fermignano, non a Pergola, presentandolo a Pesaro perché è del tutto evidente che serve una ridistribuzione delle risorse e degli impegni. Troveremo tutte le risorse, io non penso che riusciremo a trovare tutte le risorse. Quello che noi possiamo dire è che possiamo invertire la gerarchia nell'allocazione delle risorse e nelle scelte che noi dobbiamo fare. Un'ultima osservazione, perché ovviamente non ho né la possibilità né le competenze per rispondere a tutte le esigenze. Il lavoro fatto dal marchio QM oppure dalle attività che soltanto 20 anni fa potevano sembrare, come dire, marginali, portano la Regione Marche al secondo posto nella classifica green stilata da Fondazione Impresa, seconda soltanto dietro al Trentino. Bisogna considerare questi investimenti come arrendimento differito nel tempo. Faceva bene il presidente del parco Sasso Simone Simoncello, vengo avanti ieri da una riunione sul Monte Conero, sul parco del Conero, addirittura fino a una decina d'anni fa, non fino a 20 anni fa. L'idea della zona marina o della ridotta edificabilità o manomissione del terreno veniva vissuto come una strozzatura allo sviluppo. Adesso invece esercenti balneari, proprietari residenti, coltivatori sono alleati per difendere l'eccezionalità, l'unità storica, artistica, culturale, agricola di questi terreni. È chiaro che qui gli investimenti hanno un rendimento differito nel tempo ed è chiaro che dopo la lince, l'orso, il cinghiale bisogna ripopolare queste terre di uomini. Allora la battuta che facevo prima va presa sul serio, bisogna richiamare giovani su opportunità concrete di sviluppo in quel partenariato a cui ho accennato, senza promesse rutilanti o risposte risolutive, perché in tempo di crisi io faccio il conto con 230 milioni che l'anno scorso ci stavano e quest'anno non ci stanno più. C'è questa opportunità di 1.200 milioni delle risorse comunitarie, di cui 537 per il PSR. Di questi 537 più l'FSE, 160 possono essere destinati alle aree interne. Rimbocchiamoci le mani insieme, modifichiamo i regolamenti, venite a fare testimonianza e pressione ai comitati di sorveglianza, con gli assessori e con i dirigenti. Insieme possiamo trasformare questa realtà, con il tempo dovuto e sperando anche di uscire dalla crisi al più presto.